Prova, Sassa, prova. Siamo in diretta, forse, vediamo. Sì, siamo in diretta. Buonasera, buongiorno, buon tutto, poi dipende dove siete. Amiche e amici, siamo qua per nella nostra ormai credo decennale. Saranno 10 anni che facciamo sta pazzia. Un po' Secondo darsi, boh. me ci stiamo 10 anni, ci può stare, guarda. Per commentare il draft, al momento siamo in tre. Siamo rimasti in tre. Tre somari, tre briganti. Guarda che belle citazioni. Esatto. Che belle citazioni. Allora, facciamo un attimo di sincronizzazione. Innanzitutto, mi avete fatto il solito scherzetto. Lo Ho so. detto, vai al draft, vai al draft. Ho detto, dai, vado. Ho detto, sì, quest'anno si tiene a Newport. Io ho detto, siete sicuri a Newport? Cittadina da niente, no, ma è fermo a fare le cose in piccolo. Io sono a Newport, il draft è a Detroit, grazie. Beh, Detroit è brutta, però non ti vorrà mandare un posto Sì, brutto, effettivamente qua c'è una eh. riccanza che va al di là del bene e del male. Cioè, proprio impressionanti i soldi che girano qua, guardate. E allora, io qui in questo albergo ho 150.000 canali, ma non ho ABC. Quindi lo sto vedendo su ESPN. Sì, tu Giorgio sei su NFL Network, Io sono su NFL che dovrebbe Network essere e... ABC. Adesso c'hai uno che strimpella la chitarra? ha appena cominciato da me. E sotto c'è Ora Arizona. Caleb Carroll. Ma chi è amico vostro? Io adesso c'ho un No, militare. aspetta. Militare io non ce l'ho ancora. Aspetta. Ma guardando la striscia sotto, che così è più Io non ce attendibile. l'ho la Su striscia, su ESPN ESPN non c'è la striscia. non c'è. E vabbè, allora, se non avete i soldi, Ci arrivo risparmiate sulle striscia. O magari ESPN Arrivo l'ha tolta perché c'è lì, no? dopo. Adesso c'è Non lo un so. militare. Minchia, Oh, no, non può esatto, essere. i militari. Anch'io. Inquadratura sugli accordi. E qualche persona a vedere il draft. Un Perché già 200.000 ho sei detto. avantissimo. No, io adesso ho il primo piano sulla mano che suona la chitarra. No, io c'ho Militare. lì. Ecco, due aerei. Giorgio, ce l'hai due aerei? Perché No, no, non ancora. tu sei al coperto, non li puoi vedere. Esatto. Per Ora questo li non li vedi. vedo. Cavoli, se sono indietro. Aspetta che Vabbè. Ah. arrivo. Io non sono ancora arrivato agli aerei. Io Riposami gli un po'. aerei No, ma ancora Giorgio, visto che ce te sei su NFL Network, te hai il compito di fare gli annunci. li ho. Ecco, siamo a posto allora. Adesso io ho gli aerei. Oh, 11 minuti e 20 secondi più la presentazione di Goodell più 10 minuti perché ovviamente i Bears non è che sceglieranno al secondo, voglio dire. Cioè, sceglieranno dopo 9 minuti 59 e magari rischiano di perdere la scelta, ragazzi. Attenzione. Ma ci devono Comunque. pensare bene, prima scelta è sempre dura. Adesso Eh sì. Poi soprattutto perché l'hanno io, appena ecco. ottenuta, hai capito? Quant'è il vostro cronometro adesso? 10:46. 30 secondi indietro sono. Io non ce l'ho neanche perché ho la pubblicità. Pensa che tristezza. A Giorgio non ha dato neanche il cronometro. No. Vabbè, dai, vediamo un attimo che Beh, posso cosa. anche spegnere. Ma voi avete una scelta? Alla 13 però. Pensa a noi che abbiamo alla 31. Beh, voi siete forti. C'è ragione, vero? Questa cosa qua che ti lamenti della scelta alta, ma poi pensi a come l'hai ottenuta e dici, vabbè, devo lamentarci un po' meno. Allora, qui si commenta tutto, lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, qua commentiamo, anzi forse quello che commenteremo di meno sono proprio le scelte, ma pubblicità, outfit e giocatori, abbiamo già visto cose belle in giro, ragazzi. Dici? Eh sì, un po' più sobri del solito, mi sa. Ma non ho visto cose così stravaganti, Che diciamo. C'era delusione. una giacca multicolore, però. L'unico Che delusione, ragazzi, se è così mi deludi già. se... Caleb è l'unico senza occhiali, ho visto.
Beh, vedere se Volevo guardare è in un faccia la occhiale, realtà lui. vedere se è un occhiale vero Marco o solo di. No, sono finti. Sono da solo, ok, da sole, cioè, c'è un sole a Detroit che levati. Sempre stato sulla Detroit. Allora, amici, poi per commentare possiamo usare sia la chat su Spreaker, intanto gli do un occhio, oppure la nostra chat su Telegram. Quindi, insomma, scegliete voi dove commentarci, che voglio stare dietro un po' a tutto. Ah, vi avvisiamo che Spreaker ci dà solo 3 ore di diretta, quindi intorno 3 ore sono 180 minuti. Quindi intorno alla 16:17 ci interrompiamo un attimo, ma voi basta che fate reload sulla pagina web e ci ritrovate, perché tanto carica, apriamo un'altra puntata. Ma tanto vi avviseremo con i dovuti metodi. Allora, Io sono ancora con la pubblicità qui. anche noi, anche noi, anche noi. Ah, ok. Però noi abbiamo l'orologio, il countdown, tu no, perché non c'hai i soldi per metterlo. No, no. Cioè, Ora risparmiate mi sulle metto colazioni e risparmiate anche sul countdown. anche su quello. Mamma mia. Anche su quello. AJ Brown, 3 anni, 96 milioni. Che ne diciamo? E Ci stanno? JJ ne vuole 35. Che bello fare ricevitore nell'NFL moderno. Sì. Forte, ricevitore forte. Insomma, perché poi dopo non dico il problema che non è vero. Il discorso è che questi fanno da benchmark per chi deve ancora firmare. E qualcuno deve farlo, è uno sporco lavoro, Eh qualcuno deve sì, fare. infatti, infatti. Vabbè, si sono sistemati gli Eagles con questa estensione per un po'. E qui non esiste, su NFL Network non esiste cronometro, proprio abolito. Vorrà dire Una qualcosa? Bellissimo, trasmissione senza tempo, esatto. senza tempo, dai. Allora, io qua sono a 6:55, la chat di Detroit che sarà meta del mio prossimo viaggio l'anno prossimo, quando il draft sarà da un'altra parte, ovviamente. Però se chiedi, magari lo fanno un'altra volta lì. Tanto lasciano montato il Ecco, tendone. questa è intelligente come mossa. Questa è una mossa assolutamente intelligente. Io so Cioè, se curti. portarlo in giro quel robot lì, non è mica Porca semplice. miseria. Secondo un report, pensate, attenzione, ho già subito la prima indiscrezione, con la numero 1 i Bears dovrebbero prendere tale Caleb Williams. Chi è? Non lo so. A Ricordi che sorpresa, l'esperto qua dentro è Giorgio. pensate voi come si è messo. Cioè, Gli offensive linemen, forse, tutto il resto nulla. quindi quello che ne sa è Giorgio, pensa agli altri. Io un ruolo ogni draft guardo l'offensive line, punto. Come sei fissata con questo Mamma mia, offensive davvero. line? Mamma mia, sempre, sempre. E dai Allora, tempi del tuo idolo Cartman, che sei così. secondo altre indiscrezioni, i Commanders sarebbero lucando per un competitor al quarterback. Mi piace Vabbè, ma sono. questo. Qua sta facendo un po' una cosa squadra, squadra per squadra. Adesso tocca ai Patriots. Il nuovo regime dei Patriots si prepara per una notte storica. Questa è l'indiscrezione sui Patriots. Vi posso far capire a che livello siamo, ragazzi. Notte storica. Vabbè, L'indiscrezione di Petro che è la notte storica, vi dico questo. c'è la prima senza Belic, quindi E sarà senza il sempre cane. quella. Minchia. Allora, Devo ripartire, sì. andiamo con i Giants, quando mancano 5 minuti. L'indiscrezione per i Giants è che hanno la sesta scelta al draft. Diciamo che sono un po' carenti come indiscrezioni, eh. Poi io ho il televisore muto con i sottotitoli. È che cerco di capire cosa dice il tizio, non è facile. Però qua mi dice
che i Giants hanno la scelta numero 6. Questo è una breaking news. Eh sì, perché l'anno scorso c'erano Beh, state molte trade al primo giro, mi pare di 7 o Antonio è 8. mitico. Attenzione, attenzione, dai Vikings, scelta numero 11 e numero 23. Cioè, Queste cose no. su NFL Network non ci sono, E eh. no, queste discrezioni no, beh, ragazzi. Evito. Certo, non è ridiscrezione. Qui non c'è, valla zero, proprio nulla. Io aspetto Ah, solo l'outfit, voglio vedere. Gio, ma non c'è qualche trasmissione tipo Tele Lombardia che fanno Qua, sì, no, quella del in Patriots l'ho studio trovata. questa? Quella del Patriots l'ho trovata, che fanno il commento del draft. Allora, Invece incartato. indiscrezione per i Brown, per i Broncos, stanno vedendo quanto gli costa salire nelle scelte. Adesso, cioè, Sì, hanno no. fatto. Sono svegliati un po' tardi. Vabbè. E se dovessero rimanere con la 12, prenderebbero un QB, secondo l'insider. Ma sono rivelazioni tutte assieme, poi fanno, mi mandano in Io sono confusione. veramente curioso di vedere se i Giants sceglieranno il QB, perché lì quello cambia un bel po' di giochi a tante squadre. Urca, È strano perché ne hanno uno forte, però non gli hanno dato attenzione, neanche sono due entrato lire. in un target e come chi è stato negli Stati Uniti più o meno sa, il merchandising è regionalizzato, cioè in un target nel Massachusetts e nel Rhode Island trovi roba solo delle squadre di Boston, non trovi nient'altro, però in uno ho trovato quattro maglie dei Giants. Indovinate di chi tutte e quattro? Il loro grande Di quarterback. Danielone. Esatto, tutte e quattro di Danielone. Che ho detto, ne prendo Ecco una perché perché ce le trovate. questa diventa un gronchi rosa. Ci ho pensato. Hai Oppure capito? domani Oh, la trovi a 3 Giorgio, dollari. c'hai Marvin Harrison? No, non c'ho ancora. Ah, l'ho visto prima. Sì, è vero, Mamma, la c'era. catenazza! Anche mia Beh, moglie direi scioccate che della catenazza di Marvin Harrison. E cambia, siamo sugli schiaccia e cambia. 8 kg. No, incredibile, schiaccia un Ah, ma tasto io e sono. cambia lo sfondo della catena. Beh, a me è Io sono a piaciuta 4 molto minuti. la catena in Neighbors, poi la vedremo che come a leak, come scritta, che vuol dire porro, cioè dopo Sauce Gardner l'anno scorso abbiamo il porro. Bah. Ho provato a cercare su internet una spiegazione, ma non sono riuscito a trovarla. Però, vabbè. Vabbè, io sto vedendo un Caleb Williams vestito anche sobriamente. Ha una croce sulla giacca. Sì, ma sembra una cosa dei cavalieri. Non capisco esatto di che Sì, ordine anche sia. io pensavo, sembrava i crociati, i Sì, templari, quelle robe lì. sì, di qualche ordine particolare, tipo Gran Visir de Tucci QB di USC, cioè una loro cricca, hai capito? Però dai, almeno tolta quella cosa Vorranno sulla vedere giacca. se ha le unghie smaltate o no. Con la zip, tra l'altro, sul lato destro No, della la giacca. zip no, l'ho vista adesso. Ritiro tutto. La zip me l'ero persa. La zip. È spettacolare. Vabbè, mancano 35 secondi qua negli Stati Uniti, ragazzi. Qua un minuto. Vabbè, buono, dai. George invece non c'è il countdown. Chi è questo in rosa? Vero, non ho nulla. No, ma chi è questo in rosa? Mettete fuori un Ah, nome. Terrion Arnold, CB d'Alabama. sì. Mamma mia. E dentro c'è pure scritto il suo nome col numero. No, ragazzi. No, con la sua foto da bambino. La voglio anch'io quella giacca. La sua propria, però. La sua con la sua La foto da sua. bambino. Spettacolare. No, dai, ragazzi. È qualcosa di incredibile quella giacca. Bella, bella, bella. Allora, abbiamo visto la catenazza di Marvin Harrison che schiaccia un tasto e cambia lo sfondo.
la giacca con la zip e le croci di Caleb Williams e il rosa di Terry O'Donnell, bellissimo, bellissimo. Ma allora, posso chiedervi una cosa? Adesso voi siete come me dei patiti per questo sport. Ma voi ci andreste in mezzo a 200.000 persone lì? No, perché non vedi veramente niente. Cioè, è Cioè, vero che partecipi a un evento, però. e poi è lunga. O è la Cioè, fortuna di noi qua vedere. vediamo in TV, poi vedi un po' di cose Non varie. vedi Lì qui. E niente. No, sai cosa fanno lì? poi sei lontanissimo, vedo anche. Guardi Fanno il tra. mega schermo. No, ma nell'attesa delle Sì. scelte fanno, tra virgolette, spettacolini, interviste. Cioè, nel senso, c'è spettacolo, non so se mi sono capito come stesso. Va bene, Sì, ci però siamo. veramente, Ovviamente o siamo sei già in nel ritardo, eh. gruppo, certo, beh, quello è chiaro, o sei nel Siamo gruppo di già in quelli ritardo. davanti, e allora ha un senso perché effettivamente vedi qualcosa, ma se no stare insieme alla massa dietro veramente. Ma poi scusa, quelli di Chicago, una volta che, c'è la prima che hanno scelto la prima scelta, se No, ne ne hanno vanno, un'altra. cioè cosa sta lì a fare? Ne hanno Ah, ne un'altra. hanno l'altra loro? Sì. Ah, allora, no. Allora vabbè, Loro ne facciamo vanno anche la 9. quelli di Washington, la vedono, poi se ne vanno, Ma no? Sta secondo lì. me sì. Oppure danno il cambio a qualcun altro. C'è gente vestita Ah, giusto, quelli veramente. che li fanno andare avanti, quelli che scelgono, cioè fanno Esatto. tutto un C'è movimento. un movimento, esatto. Sì. Poi sempre più grande il tendone. Le cheerleaders dei Colts capisco tante cose. No, cioè, c'è una quantità di persone devastante. E comunque sono le 2:02, non è ancora salito Goodell ad annunciare l'inizio del draft, Tutto normale, siamo in linea. Prima eh? Eh sì, vabbè, un po' di rispetto per noi che seguiamo da qua. delle 2:15. No, ma aspetta, cioè, poi tu dici, ci andreste lei mezzo vestiti in quel modo lì? Cioè tu ti alzi la mattina e dici oggi devo andare al draft, aspetta che inizio a truccarmi. Sì, beh, si prende un giorno di ferie. Ah no, oggi è il 25 aprile, è festa. Certo, come no, la Liberation. Liberation, esatto. Che poi oggi sono Comunque uscito. Detroit c'è poco lavoro, Detroit. Oggi sono uscito. Non è che l'America si fermava o rallentava, anzi, non ne fregava niente. Comunque, vi racconto questo aneddoto. Oggi abbiamo preso un trolley tour per girare Newport, le mansion, così, ripeto, tanta gente ricca. E allora il guidatore, entriamo, salutati, dove siete? Italiani, mia mamma Napoli, pizza, mafia, mandolino, eccetera, 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 solite cose. Poi dice, senti, ma questo cappellino, ho quello dei cent'anni dell'NFL, ma cos'è questa NFL? Credevo mi prendesse in giro, no, non credevo. Gli faccio National Football League. Ah, il football. No, no, no. Io seguo solo gli sport veri, baseball e hockey. E se n'è andato. Sono Ok. rimasto malissimo. Ok. Ci sono rimasto malissimo, vi giuro. Ho detto, mamma Allora mia. no, un Personaggio. personaggio malissimo. Quindi ho detto, vabbè, ok. Andiamo. Guida, va. Guida e parla e racconta. E niente, cittadina molto bella, molto ricca, Newport, se volete andare, siamo nel Rhode Island, ne vale la pena, ecco, non di certo se è la vostra prima meta americana, c'è altro, però se magari siete stati a vedere qualcosa di diverso, ne vale la pena, perché insomma si vede posti non da poco, e soprattutto se avete visto Gilded Age su Sky, qua è il paradiso per voi, perché hanno ambientato tanta roba. Ciao Oleg. Ciao ragazzi. Ciao Oleg. Allora, Oleg, Ciao noi Oleg. siamo contenti che tu sia arrivato, soprattutto Prunotto, perché avevamo eletto Sì. Prunotto come l'esperto, mentre io e Santini parliamo di tutt'altro. Il fatto che sia arrivato te un po' ci solleva, cioè solleva a me Quindi no. eravamo in modalità disperazione, Cioè a me per no, far capire. io Ma commento tutto quello che non è tecnico. Gioco, tu sei che sei là, il timer di prima, a che cosa era riferito? Non lo so perché sono le 2:05 e qua niente è iniziato Il ancora. countdown, perché cos'era? Cioè, io non mi Forse era un sono countdown. perso qualcosa. No, no, era un countdown per un countdown. Ah, cioè, ora, ok, quindi adesso ci dovrebbe essere quello ufficiale.
Adesso c'è un altro countdown. Cioè, sono bravi, sono bravi. Fastidio. E poi, sempre mentre aspettiamo, perché dobbiamo intrattenere un po' il nostro pubblico, un'altra cosa che vi dico, questo fatene tesoro se non leggerete una macchina negli Stati Uniti, quando andate a fare benzina, ricordatevi che il nero è verde e il verde è nero. Non vi preoccupate, capirete quando cercherete di fare benzina e non ci riuscirete. Sono nozioni importanti. Ma ci siamo? Non è che l'avevo già iniziato, hanno già scelto e qua niente? Ah no, time to commissioner 1 minuto e 17 ancora, Santini. Ah, ecco, bene. Adesso c'è E davanti uno. Ah no! faranno lo show anche sul calendario. Guarda, Barry Sanders, questo è Barry Sanders, il più forte giocatore che ha giocato in una squadra di merda, ma anche il più forte giocatore in assoluto. Dice anche Megatron, Eh sì, altro eccolo qua. giocatore. Che spottino che ho messo in piedi, ragazzi. Goodell, ecco qui. Gronchio. Io non li conosco tutti, ragazzi. Proprio, devo poi vedermi il video. Guarda Barry, che bello metto che è. Ah, perso. Orca che botta, che placcaggio. Ah, Leone dei Lions. C'è anche Eminem. Ah, ecco chi era quello, Eminem. Meno male che ci ho, che ci porta cultura. Eccolo Eminem. Anche lui, huge fan dei Lions. No, tutto in ambito Detroit, questo, giustamente, questo video di presentazione. Ed ecco Goodell che si appresta a entrare sul parco. Vediamo un po'. Dai, Io sono veloce. buon 30 secondi indietro. Ed è Ho giusto visto che tu sia Eminem indietro rispetto a me. abbondantemente. Io sono in TV. Infatti, ragazzi, le scelte le annunciate voi, non faccio spoiler. L'ho già fatto un Mentre fa anno. Oleg, che almeno commenta tecnicamente. Hai capito? E l'ho già Io fatto spero che quando le un vedo io la scelta sia ancora la stessa, non ci sia già quella dopo. Quindi anno. No, tu torniamo la indietro vedi che. una scelta di uno che ha già tradato. Comunque, Godel Quella. si può dire quello che si vuole, ma è un attore. Con quello che lo Se pagano vorrei lo anche vedi, vedere. non so, Gravina a fare una roba così. Stesso, Però quanta uguale. gente c'è? Quanta gente c'è lì? 200. Mamma mia. 200, Oleg. Se ne aspettano 400.000 nei 3 giorni. Ma soprattutto, Pensa, come ha detto ma Marco entra prima, adesso, Godel, pensa un po'. esatto, gente che è 3 giorni che si trucca, eh. Una marea blu. Esatto. Comunque ragazzi, questo cosa vuol dire? Goodell sono le 2:09, esce adesso. Devono ancora iniziare i 10 minuti dei Lions, dei Bears, scusate. Ok, ho messo un pelo d'audio. Quindi questo per dirvi quanto andrà per le lunghe questa serata. E Beh, comunque. magari compensano con la prima pick, no? Che tanto si sa già. E scommetti, Tipo Oleg, esce? 9 minuti e Esce? 59. Secondo me esce, tipo esce, fa Chicago on the clock e subito fa Ma che Chicago sceglie. secondo me invece dopo 9:59 Chicago perde la pick perché non sono arrivati a scegliere. Erano in dubbio. Potrebbe essere qualcosa di incredibile. Anche Barry Sanders, eccolo qua. Eccolo qua. Poi Barry ha sempre quel giubbino dei Lions che chissà se Sì, lo lava ogni sì, sì. tanto. Sì, c'è gente veramente conciata male, eh. Barry Sanders è più basso di Eminem. Beh sì, beh, risente che non sia più basso di tanta gente, sai, Alex. Oleg, scusami. Chi è quello? Hutchinson. Sì. Questo a Calvin. Oh signor. Oddio. L'altro, che goff, le scarpe di Hutchinson sono da denuncia, eh. Cioè, se doveva venire con le scarpe ortopediche. Qua, insomma, siamo ancora Quello lontani da che non conosco iniziare. chi è? Riconosci tutti Oleg? Quello che parla chi è?
parlava prima per voi 30 secondi fa. Il wide receiver, ma è piccolino, non lo so chi aspetta. Provo. È Amon-Ra St. Brown, secondo me. Sì. Ah, St. Brown. Ah, ok. Sì, c'è Son St. Brown, Goff, Hutchinson e Goff. Sì. Vabbè, loro abitavano questo vuol dire lì. Che devo ancora iniziare a scegliere, Scusate se faccio il polemico. Beh, alle 2:15 iniziano a dire, ok, potete iniziare a scegliere. A pensare chi prendere. E vi stiamo facendo un favore. I fischi per Godel. Vabbè, beh, ma sai quelli secondo me lui li vuole, ci sei, cioè senza sì, non... infatti c'era Goff che incitava il pubblico a fischiare un po' di più perché ormai è tradizione, esatto, che poi Calvin Joseph, ecco, adesso sotto, ha detto sotto. Chicago Bears on the clock, ragazzi, non abbiamo vinto un cazzo davvero, eccolo qua, inizia, è adesso partita. Ma Giorgio, te l'ha messo meno adesso il countdown, Giorgio? Io non so nulla ancora. Sono a 9:40 adesso io. No, ma tu dove sei fisicamente, Oleg? Esatto, dove sei? Sono in Italia. Adesso sono in Italia. Come fai a essere in Italia? Dove la stai guardando? C'ho 9:39 io. Che sono... Sì, c'ho 9:27 adesso. Io 9:57, figurati. Cioè, Oleg, sei più avanti di me che sono negli Stati Uniti, Non voglio sapere che trucchi usi. Ricordati che la finanza ci ascolta, Ma uso il mio account americano. Vabbè, però non può fare corretto questo, cioè scusa. Cioè non possiamo far annunciare ad Oleg allora. Allora sì, Oleg tutta la vita. Io amici sono che ci indietro. Seguite, chat di Telegram, scriveteci chi la guarda su NFL Network, che sennò non vale nulla. Il vostro countdown, dai, sono sulla chat, scrivetecelo veloce. Così diamo un po' di capire, ci allineiamo. Adesso che ho messo il countdown anche a Giorgio. Io sono passato da aspetterò 30 secondi prima di dirlo, magari così arriva anche Giorgio. Allora, no, 8:30. No, dilla. No, ma scusa, 8:30. Sono 8:25. Sì, 8:25. Ma scusa, Giorgio, io chiuderei e aprirei. Perché provo. Tutti gli amici che ci stanno scrivendo sono con gli orari di Oleg, sono io quello più indietro. Ma io sono a mare, quindi la salsedine qui è un casino. Ah, ecco la salsedine. Oleg, tu sei su ESPN o NFL Network? Sempre su Network. NFL Network, quindi il countdown c'è. Dai, vediamo un po' se arriva anche Giorgio. Allora, Oleg, fai comunque te l'annuncio, perché vedo che in chat sei te quello che comanda. Cioè, quello che segue la chat, quindi va bene così. Perfetto. Che smacco morale per me, ragazzi. Ma com'è possibile, scusa? Se tu sei con la TV. Ma qua sono tutti in streaming. Cioè, Marta, io non faccio testo perché sono 8:38, quindi vabbè. Quindi qua in Brianza... Prova a rientrare e uscire, magari. Cioè, uscire e rientrare. 7:40 io ora, rientrando e uscendo. Ecco, già... 7:40 già sei arrivato a 10 secondi, Giorgio, capito? Sì, quindi devo farlo 20 volte e arrivo al bottone. No, se lo fai 20 volte arrivi già alla terza scelta. Ah, ok. Hai capito, è quello. Però c'è Caleb molto sorridente, siamo sicuri che vai a Ibers? Ma si è visto il nuovo rendering del nuovo stadio, ho detto dai, non becco meno il freddo. Perché ho visto su Twitter oggi. No, io sarà coperto, visto. Sì. Ero in giro per Newport. Ah, è coperto. Caleb gli hanno telefonato per offrirgli una nuova tariffa telefonica. Praticamente già sai che te l'hai visto, sarà proprio a fianco al Soldier Field. Ah. Sempre sul Lakeshore. Okay. Praticamente dove c'è adesso il Soldier Field lo butteranno giù, terranno solo le due colonne, quelle antiche storiche. Anche perché c'è una foto, lì faranno... Sì, esatto. Sì. E lì faranno proprio cose tipo per i tifosi, campi da baseball. Scusami, ma frattempo il Soldier Field dopo che hanno costruito quello nuovo?
E tutto insieme, secondo me, faranno. C'è una roba. Secondo me, prima lo stadio, poi dopo l'altro. Che casino. Che la città di Chicago, lo stadio di Illinois, deve mettere un miliardo, mi sa. Non Miseria. so quanti miliardi. Sì, perché in totale Comunque, 5 miliardi. Cioè, apro una piccola chiederanno. polemica senza senso. Quando si legge che negli Stati Uniti no, perché gli stadi privati sono i privati, permettetemi un francesismo alle 2:16 italiane, col cazzi privati, ragazzi. Le municipalità o le contee ci mettono una marea di soldi per gli stadi, Praticamente un quinto devono mettere, il resto metteranno saranno soldi privati. Sì, no, ma ci mancherebbe che sia un quinto, sia un quarto, sia la metà. È che c'è questa leggenda metropolitana che gli stadi NFL sono fatti tutti da privati, no? Quando non è Sì. vero. Guarda l'esempio di Kansas City. L'esempio di Kansas City. Cioè i Chiefs hanno fatto il referendum e la gente gli ha detto col cazzo che pago delle tasse in più, anche se erano, tra virgolette, pochi centesimi. Scusate. Anche se erano pochi centesimi, ha detto col cazzo che pago delle tasse in più per pagarti lo stadio. Quindi voglio dire, insomma. Praticamente i Bears avevano due opportunità, questa qua, e c'era un'altra in fare lo stadio proprio Una era privato, fuori, privato, vero? sì, ad Arlington Heights, che è tipo nord, più all'interno, è un suburbs, è praticamente scocchi, allora sì, sarà tipo un'oretta dalla downtown. E lì, cioè, proprio per i Bears sarebbe stato anche più facile, perché sarebbe costato di meno e tutto. Invece, siccome proprio la municipalità di Chicago ha voluto tenerlo lo stadio, cioè, in downtown comunque, e cioè, praticamente rifaranno tutta quella zona lì, cioè, secondo me uscirà una cosa molto Sono bella. soldi, ragazzi, eh. Sì. Quindi, insomma, sono soldi assolutamente. Lo stadio dei Bengals l'ha pagato tutto la municipalità, eh. Gli hanno fatto pagare una quantità di Giorgio, soldi. voi non Sticky avete assolutamente. Cioè, voi è inutile chiedere ai Bengals, un cioè mondo a parte. c'è qualcosa che Esatto. avete pagato voi. Voi come No, dirigenza, credo intendo, eh. nulla, nulla. Cioè, oh, i Bears hanno consigliato la picche, ve l'ho detto che la davano. La davano tardi, sono fetenti sti ragazzi. Oh, tutti che inquadrano Caleb Williams, sa che è un segnale, il regista sa qualcosa, il regista? Qualcosa che noi non sappiamo. Il regista sa qualcosa? Vediamo un po'. È bello che quando c'è Pick'n, non si vede più il countdown. Sì, finché non è. Ma è partito quello della squadra dopo il countdown, il timer. Oh, ecco Quando hanno qua. A fatto tipo. Chicago si complimentano, ma non sanno di cosa perché ancora non è stata annunciata. E tipo, e se Goodell cambia il nome? Usti ragazzi, questa è la prima scelta di Chicago dal 1947, in cui Mamma mia. presero il running back Bob Fenimore. Vediamo, eccolo che arriva. Opa. Cammina anche piano apposta il fetente. Cioè, cammina piano apposta. Vai Ole, la diamo, lasciamo a te. Ok, sì, con la prima scelta assoluta i Bears selezionano Caleb Williams da USC. Caleb Williams, quarterback Finalmente. da USC, 22 anni, junior, 1,85 m, 98 kg, probabilmente una delle prime scelte più annunciate negli ultimi anni. Adesso io non ho memoria su questo, eh. Secondo me sì, cioè gli ultimissimi anni, cioè proprio questo qua lo Sì. sapevamo dalla trade di Justin, cioè di, sì, di Fields a Fields, infatti. Pittsburgh. Anche se lì già si sapeva, secondo me, però Anche appunto quello prima. lì è stato sì proprio il punto, no? Il punto finale, nel senso il 100% è arrivato proprio lì. Sì, comunque la nuova era a Chicago parte, ecco. Anche dopo la bella free agency, secondo me, adesso vediamo cosa faranno anche con la pick numero 9, che anche lì potrebbe arrivare, no? Comunque un giocatore interessante, ringraziando ovviamente i Panthers che hanno regalato questa pick.
ai Bears l'anno scorso, arriva quel giocatore che si spera, no, per facciamo polemica, Oleg. Diciamo svolterà un po', no? Perché comunque Chicago non ha mai avuto, diciamo, un QB veramente forte. Lui si spera sia, diciamo, ecco, cambierà un po', no, la storia di Chicago. Comunque un ragazzo veramente interessante, ha fatto molto bene al college, iniziando già da Oklahoma, dove poi si è trasferito insieme al coach a USC, dove ha vinto l'Heisman Trophy nel 2022, anche lì facendo un anno pazzesco. Poi quest'anno in generale USC non ha prodotto molto bene, perché comunque la squadra ha deluso in generale. Lui comunque ha messo a segno una buonissima stagione, diciamo, non ha mai mollato, cioè, fino alla fine, ma magari, sai, anche lui lo sapeva che sarebbe stato la prima scelta, però ecco, ha finito la stagione fino alla fine, diciamo, ha trainato, no, questi Trojans. Un ragazzo veramente interessante, non è altissimo, no? Come hai detto te, 1,85 m, 6'1", però ben messo. È un ragazzo che è più un ragazzo da tasca, secondo me, però ecco, sa muoversi anche fuori, c'è un buon braccio, una buona visione. A Chicago troverà già, comunque, no, ecco, fanno vedere qua DJ, Keenan Allen, Cole Matt, DeAndre Swift nel backfield, che comunque è un running back esperto, una offensive line che sembra abbastanza buona. Dunque vediamo subito il primo anno come ecco, la mia domanda che ti faccio è questa: secondo te è pronto per giocare davvero da subito? Cioè, quello, vabbè, uno diventa, si improntizza se c'è bisogno, però tu ritieni che lui possa essere già dall'inizio un discreto quarterback? Dico discreto perché non possiamo pensare a un fenomeno alla prima stagione, alle prime partite. Certo, secondo me sì, secondo me lui è pronto a fare, diciamo, il salto di qualità per Chicago dal primo anno. Ovviamente ci sarà, no, un po' la curva di apprendimento, comunque la differenza tra USC e una squadra NFL è grande, però siccome c'è la capacità di diciamo di impattare subito in NFL dal primo anno. Perché poi alla fine è quella la vera domanda, no, Oleg? Cioè, certo, quanto certo. Un giocatore può essere subito produttivo, perché sappiamo che una cosa è il college, ma l'abbiamo visto, cioè, come si chiama quello dei Colts? Richardson, giusto, che si è fatto male e addio. Quello dei Panthers invece? Bryce Young, anche, insomma, voglio dire, anche a lui si è un po' fatto male, comunque sì, il primo anno non è stato un granché. Intanto ce la faccio vedere che i Commanders parlano con qualcuno, su me stanno ordinando delle pizze. Tutti credono che stia parlando con la loro scelta. Vabbè, Oleg, ho visto che nel mock draft tu per loro hai dato Jaden Daniels, mentre la maggioranza degli tuoi colleghi Drake May. Rimani convinto della tua scelta? Qua, ecco, il vero draft, diciamo, si svolterà qua, perché già dalla loro scelta, no, diciamo, sarà un po' un via vai a cascata agli altri. Sì, a cascata agli altri, ecco, perché da quanto ho letto adesso oggi, ai Patriots piace tanto Drake May. Se Drake May esce alla 2, sarà una domanda: piace anche J.D. Dallas così tanto come Drake May? Però secondo me, ecco, Drake May, sì, nel senso, J.D. Daniels, come sono ancora, la penso che sarà lui la scelta di Washington. Vediamo adesso come si, però sì, beh, comunque siamo sicuri che sarà un QB, sarà o May o Daniels. Sono due ragazzi diversi, nel senso che May, ecco, se tu mi chiedi, no, come mi hai chiesto anche di Caleb Williams, ecco, Drake May secondo me non è prontissimo a giocare subito. Invece, ecco, Jaden Daniels, per l'esperienza, 5 anni al college, ecco, anche qua picks in, secondo me Jaden Daniels potrebbe giocare da subito. Invece Drake May c'è ancora, un ragazzo ancora un po' grezzo, c'è un talento pazzesco, a me il ragazzo piace tanto, però ecco, secondo me nei Patriots, no, con chi hanno loro, hanno preso come QB esperto,
stare un anno dietro un QB esperto sarebbe per lui perfetto. Io vi faccio una domanda invece: perché nelle draft room delle squadre si abbracciano dopo aver scelto? Cioè, alla fine l'ha scelto loro il giocatore, cioè mica ha fatto chissà cosa. Io capirei se si trovano un giocatore che gli altri non hanno preso. Cioè, i Bears erano i primi, lo sapevano già. A maggior per autoconvincersi di aver fatto la scelta giusta, no? Certo. Facciamoci coraggio da soli, perché sennò qui ci licenziano tutti se capiscono che abbiamo fatto una cazzata. Posso dire una cosa positiva? Se ho capito bene adesso nell'immagine, la pick dei Commanders è in ed è già partito il countdown di quella dopo. Questo mi piace, sì, ragazzi. Sì. Questo mi piace tanto. Allora, su ESPN hanno vaticinato Jaden Daniels, eccolo qua, sta uscendo. Vai, ora lasciamo te questa parte, perché noi sì. Ecco, con la seconda pick i Washington Commanders selezionano Jaden Daniels, quarterback da LSU. Allora, Jaden Daniels abbastanza prevedibile, sì. Come davano un mock. Il vostro mock draft Jaden Daniels lo hanno pronosticato te e Guido. Jaden Daniels, 23 anni, quarterback LSU senior, 1,93x95 e Heisman Trophy in carica, giusto? Sì, 2023. Hai detto niente, detto. Sì. Ecco, lui come QB siccome è più un dual threat, nel senso molto 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 bravo a uscire dalla tasca, lanciare fuori dalla tasca, muoversi fuori dalla tasca, correre, ecco, un buonissimo corridore, anche un bel fisico, è un ragazzo esperto, comunque 5 anni al college, nei suoi primi anni ha fatto un po' fare fatica. 5 anni, 3 anni ad Arizona State e poi gli ultimi no, due ha ad fatto un in più per il 2020? Sì. Ok, grazie. Esatto. È stato infortunato il suo secondo anno dove ecco, ha saltato tante quello. Partite okay. Sì. Ecco, sì, siccome lui non so se è stato reaccertato o è un senior per l'anno del Covid, comunque sì, con gli Sun Devils ha fatto intravedere cose interessanti, però è stato continuo nei suoi ultimi due anni invece ad LSU, ecco lì ha fatto proprio il salto di qualità, ovviamente anche il talento, no, che si è ritrovato è stato un po' diverso. La statistica adesso che è passata su ESPN, 12.000 yard su passaggio, 3.000 yard su corsa. Allora, Oleg lo può dire meglio di me. Secondo me tutti i numeri del college, a qualsiasi giocatore, a qualsiasi livello, vanno un po' presi con le pinze, perché sappiamo Oleg, certo. Io ti dico il 50%, fammelo passare, dai, delle partite, insomma, ecco. Sì, comunque ecco, lui ha giocato dentro la ICC, che è il livello diciamo più alto del college, dunque se dobbiamo guardare sono quei numeri più veritieri degli altri, perché comunque il livello è abbastanza grosso, però sì, come dici te, comunque i numeri al college sono sempre un po' gonfiati. Cioè gonfiati per la qualità degli avversari che incontri, ecco, in questo caso come ha detto Oleg, ha molto senso andare a vedere dove quei numeri sono stati prodotti, cioè in che conference e con che tipo di avversari. Sai, ti faccio un esempio, Oleg, è inventato. Sai, ho questo quarterback da 1500 yard di stagione, di cui 1300 contro le squadracce che affrontano e 300 yard nelle quattro partite importanti. Cioè, hai capito il ragionamento, no? Ecco, Mahomes, cioè, quando è uscito Mahomes, no, da Texas Tech, e questi numeri erano molto gonfiati perché in quei anni nella Pac-12, cioè, erano tutti air raid che si lanciava e basta, e lì ogni partita erano 400-500 yard di lancio, e lì ecco lì proprio ma ancora ci sono ancora delle conference dove ci sono dei running back che hanno costato 2000 yard, o ricevitori che hanno ricevuto tanto nella MAC, o anche la Pac-12 a volte metti dei grandi numeri. Da quel punto di vista sì, tanti numeri sono gonfiati, sì, ecco, devi un po' vedere da dove arriva il ragazzo e contro chi ha giocato. Allora, comunque, basta vedere sì. Basta vedere anche Zappe,
che aveva battuto il record di ovvio. Barrow. Infatti lui viene proprio da Western Kentucky, mi sa, no? Allora, sempre io tengo come riferimento il mock draft, che così almeno ho un po' di nomi da tenere d'occhio. Vedo che tutti e cinque avete pronosticato, avete moccato un quarterback per i Patriots. Allora, non più Williams, non più May. Vedo che chi ha dato May ha messo Daniels e chi ha messo Daniels ha messo May. Quindi alla fine stiamo parlando, se così fosse, Oleg, delle prime tre scelte più scontate degli ultimi 50 anni. Potrebbe essere. E poi dopo, quando parliamo dei Cardinals, arrivo anche alla quarta scelta più scontata, mi sa, eh? Poi lo vediamo dopo, dai. Poi la 7 sarà scontata se tutto procede come deve. Quindi c'è. Allora, mettiamola così, dai. Per adesso, due scelte, prime due scelte, scusate, nessuna sorpresa. Ce lo aspettavamo, attenzione. Però, insomma, sta andando tutto come doveva andare. Adesso vediamo la pick dei Patriots-Esin. Stanno parlando al telefono. Ecco, vedi, e quando si parla al telefono vuol dire che tu hai già ordini le pizze perché hai già scelto, hai capito? Infatti, sì. Cioè, Beh, quindi. comunque la scelta di Jaden Dennis è interessante. Comunque, cioè, i Commanders partono un po' da tutto nuovo, no? Dirigenza, proprietà, allenatore, e portarsi subito, no? Avere l'opportunità di avere la pick numero 2, portarsi il tuo ora, ragazzo. Comunque, ovviamente, Dan Quinn. Cioè, giustamente si è portato tanti di suoi ragazzi che conosce, esperti, no? Da ex Cowboys, Falcons, anche Seahawks, esperti. Poi qua ricordiamo che loro hanno sei scelte nelle top 100, dunque del talento giovane, diciamo, arriverà. Ecco, sarà poi compito suo, no? Di integrare questi ragazzi giovani con gli esperti. Sarà, diciamo, un bel mix. Ecco, intanto Goodell è sul palco. Ok, vado ricordo prima Drake May che è un ragazzino in proprio in tutti i sensi, guarda. Cioè, sembra di quelle persone che non possono avere l'età che hanno, no? Però vabbè, vai Oleg, vai con la scelta. Ecco, con la terza pick assoluta i New England Patriots selezionano Drake May, QB da North Carolina. Drake May, 21 anni, quarterback, sophomore, 1,93. 101 e abbiamo la fortuna di avere con noi in questa trasmissione l'estensore della scheda di Drake May per la strada verso il draft. Quindi ci confermi quello che ci hai detto prima, cioè non lo ritieni pronto a livello dei primi due. Ecco, avere Jacoby Brissett è siccome importantissimo per lui. Cioè, lui ha giocato 2 anni perché, come detto, è sophomore, primo anno è stato redshirtato, non ha giocato quasi po 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 pochissimo, dunque lui ha fatto titolare 2 anni, 2022-2023. Nel 2022 il talento era molto molto grande a North Carolina e lui ha messo, se guardate i numeri, una stagione veramente pazzesca. Cioè, l'anno scorso tutti lo davano come il miglior QB, cioè, nel senso, se fosse uscito anche l'anno scorso è stato il migliore. Quest'anno è cambiato l'offensive coordinator, è cambiato proprio tutto l'attacco, proprio cioè, un attacco diverso. Praticamente lui in 2 anni ha giocato in due stili di offense diversa. Ha avuto un po' più fatica quest'anno perché anche il talento e l'offensive line è stata veramente brutta, però ecco, ragazzo, mi piace tantissimo. Secondo me, ovviamente, il floor non è così alto come di altri due ragazzi, però il ceiling potrebbe essere anche più alto. C'è un braccio veramente Ecco, pazzesco. mi stai proprio, sto dicendo questo, negli highlight che stiamo vedendo, se c'è una cosa che mi ha colpito più delle altre, due cose mi hanno colpite, una, un braccio devastante come potenza, due, la capacità di tirar fuori qualcosa di importante in situazioni complicate. Eh sì, e questo è importante perché siccome lui non ha avuto una grandissima offensive line al college, più o meno, ecco, se succedesse questa cosa qua anche in NFL, non è, diciamo, cioè, l'ha già, diciamo, subito. Però ecco, un anno, secondo me, ecco, stare un anno dietro a un ragazzo come Brissett e imparare un po' il mestiere, magari, non so, 7-8 partite, non dico tutto l'anno intero, però secondo me sarebbe importante per lui, perché, cioè, come hai detto te, ragazzo è veramente giovane. C'è poca esperienza, dunque per lui il salto, ecco, secondo me, ecco, lanciarlo subito dal primo giorno potrebbe essere un piccolo rischio. Cioè, non dico che non possa far bene, però ecco, secondo me stare un po' dietro a Brissett e crescere, imparare un po' sarebbe perfetto. Secondo me
scelta perfetta quasi, cioè nel senso per i Patriots, comunque il QB serve, dunque è un QB del genere, non esce ogni anno, secondo me. Allora, abbiamo detto, la faccia da ragazzino è incredibile, assolutamente incredibile. Poi, soprattutto, vestito bene, dai, diciamo, completo, Chiediamo a giacca, Giorgia. cravatta. Hai Giorgia. Io commentavo ora in chat, avesse messo i calzini magari, Non si però usa il calzino, dai, vabbè. lo sai, Giorgio, non fare il polemico. Ma guarda, io resto sull'antico, guarda, sinceramente. Non ho capito invece di Caleb Williams perché sono i mignoli smaltati d'argento. Vabbè. Sarà un segnale a una setta di Chicago. Dopo ci Esatto. sono i crisp, i blood e i silver. E i Saranno. mignoli argentati. Esatto. Allora, ragazzi, tre scelte e tutto va secondo tradizione. Cioè, nel nostro mock draft, cinque persone hanno visto i primi tre giocatori nelle prime tre posizioni, con un'alternanza tra seconda e terza, cambia poco. Tutti per la quarta, quella degli Arizona Cardinals, hanno pronosticato, usiamo questo termine, Marvin Harrison Jr. La pick is in, quindi l'andata qua non si abbracciano, però a Arizona, volevo dirvelo. Che dite, visto anche quello che è accaduto nelle ultime 24 ore, rimaniamo con il figlio di suo padre? Secondo me sì. Forse, nel senso, tolto i QB, è forse il giocatore più forte di questa classe. Adesso lo stanno inquadrando Harrison Junior. Non so se lo inquadrano perché tanto lo inquadriamo o se lo inquadrano perché è lui lo scelto, il prescelto. Ma. Beh, già non hanno fatto trade down, che è una cosa che si vociferava, già una notizia è quella. Ecco, stanno inquadrando anche Malik Nabers, ricevitore di LSU. Quindi ci vogliono mettere nel pathos, ecco. Lo fanno apposta per tenerci col pathos. Bravi ragazzi. Vediamo la scelta. E Pichisin, sono i Goodell che ripete il nome, avete capito, no? Per essere sicuro di dirlo correttamente. Vediamo se arriverà qualcuno prima di niente. Comunque siamo alla quarta scelta e per adesso nessuna trade. E anche questo era nell'aria, diciamo, non è una sorpresa, dai. Andando anche abbastanza veloci. Sì, dai, bisogna dire di sì. Vai, Oleg. Con la quarta pick assoluta, gli Arizona Cardinals selezionano Marvin Harrison Jr., wide receiver da Ohio State. 21 anni, ricevitore Ohio State Junior, 1,93, 93 kg e suo padre è stato uno dei migliori ricevitori della storia NFL. Giusto Santini, tu che hai amicizie. Sì, beh, Marvin Senior con il suo amico Peytone hanno fatto la storia dei Colts, quindi c'era una piccola macchia, diciamo, a livello giudiziario, era successo in un locale, adesso non la storia esattamente, non me la ricordo, però non era proprio stata una storia limpida quella di Marvin Senior, però sul campo è stato uno dei, cioè, più forti ricevitori della storia dei Colts di sicuro. Non mi ricordo quanti touchdown ha fatto, cioè come ha accoppiata Peyton Harrison, però insomma, se, il DNA è quello lì. Oleg, leggo nella scheda, intanto Marvin Harrison Jr. è uno dei pochi giocatori che ha ottenuto 5 stelle su 5. E nella scheda, nel riassunto della scheda, leggo, Harrison è un prospetto generazionale, il più forte giocatore offensivo di questo draft e ha tutto ciò che serve per dominare nell'NFL. Quindi ritieni che sia un giocatore da starter in week 1, assolutamente. Beh sì, assolutamente. Il Biletnikoff Award, il vincitore del 2023, lui che viene dato al miglior wide receiver, no, di ogni anno a livello collegiale, è un ragazzo dominante. Forse, cioè, se non ricordo male, il suo padre non era così alto, era un po' più No, basso. infatti sì.
Se era sui 6 piedi, 6-3, 6-3 e mezzo, cioè, ragazzo vive veramente alto. Ecco, guardare un po' il suo gioco, cioè, è difficile trovare un punto dove, diciamo, dove deve ancora ecco il babbo, migliorare. Su Eccolo qua, eccolo qua. Sì, eccolo qua. Beh, come detto, wide receiver generazionale, veramente, nel senso, ecco, anche il suo medaglione, insomma, come si dire. Cosa ne pensate? Però sì, giocatore veramente forte, bravo anche come route runner, velocità sul fondo, uno contro uno, nelle contested catches, veramente una bestia. Forse ecco, come abbiamo parlato anche verso il draft, ecco, l'unico punto forse ecco, non è ancora bravissimo nel yard after the catch, ecco, con la palla in mano, ecco, forse lì ancora qualcosina potrebbe migliorare. Punto per il suo fisico che ha, però ecco, sono proprio no, minuzie. Ragazzo veramente forte e sarà una, cioè darà subito una grande, un grande aiuto no, anche al QB a Murray. Fisicamente invece, perché sai che un ricevitore, cioè una volta eravamo molto più abituati al ricevitore mingherlino, uso questo termine molto tecnico, adesso serve peso anche in quella posizione. Per esempio, tutte le corse sull'esterno servono blocchi e di fronte ti trovi quarterback che hanno insomma una discreta capacità fisica. Beh, è il classico wide receiver dove diciamo nell'uno contro uno sarà un grande mismatch per ognuno. Ecco, il classico, non so com'era Julio Jones, che era difficile non tenerlo nell'uno contro uno. Qua servirà sempre, non so, una safety che dia una mano, il nickel, o addirittura proprio in due che lo tengano, proprio un giocatore veramente, veramente forte. Infatti scriviamo nella scheda, Harrison è semplicemente un mostro della ricezione, qualsiasi pallone arrivi dalle sue parti lo cattura con innata sicurezza, che non è roba Ecco, da poco. vi racconto una storia interessante con nella Scusa semifinale Oleg, più 2 anni fa. c'è una ragazza con in mano un ventilatorino. Farà caldo a quelle Sarà parti. fidanzata. Vabbè, vai con la storia. Sì, ecco, nel 2022 nella semifinale contro Georgia, diciamo, la secondaria di Bulldogs faceva molto, molta fatica a fermare Marvin Harrison Jr. Da un lato, dall'altro, ha dominato un po' dappertutto e lì la safety ci ha pensato bene a diciamo, fare un'entrata diciamo, limite dell'illegale e l'ha messo fuori gioco. Diciamo, l'entrata proprio era, sì, l'ha fatto una concussion e lì poi ecco, Giorgia ha vinto la partita. Nel senso che veramente ecco, un ragazzo che ha fatto la differenza nei suoi anni con Ohio State, ragazzo veramente forte. Allora, i Chargers stanno facendo passare il tempo, quindi non credo ci sarà una trade come qualcuno vaticinava e vedo che tutti e cinque avete pronosticato un ricevitore per i Chargers, Knabbers e Kyo Dunze, però diciamo anche qua vedo che c'è molta convinzione nel ruolo, poi sul nome ne possiamo parlare. Sì, ecco, un po' ecco, qua già parte l'interessante, il draft. Se non fanno trade, Eh cioè no, qua perché possiamo sennò sarebbero aspettarci un po' di quello già tutto. Infatti, annunciata. sì. Possiamo aspettarci un po' di tutto, nel senso, sappiamo Harbaugh, cioè non è uno che, cioè a lui piace la linea d'attacco, c'è cioè anche un Joe Atkins, non sarebbe proprio possibile. Il tight end, lui ha usato tantissimo i tight end, però non so se sceglierà Brock Bowers, però sì, la scelta più sensato secondo me sarebbe comunque loro hanno perso i loro due wide receiver titolari no, in questa offseason. Dunque cioè, sarebbe una scelta proprio chiamata no, uno dei due ragazzi rimasti. Allora, stavo leggendo adesso su Twitter in arte X che il fatto che i Chargers scelgano è anche una buona notizia per i Giants perché non hanno fatto trade up, sono rimasti pazientemente al loro posto e molto probabilmente riusciranno ad avere il quarterback che cercavano. Potrebbe essere sempre se a loro piace il quarto QB rimasto. Sì, beh, no, era giusto perché sai, qua si diceva anche, quando fai un trade-up o roba del genere, cioè devi sempre controllare chi può passarti sopra e chi può prendere, no? Perché
perché sai, tu parti dal presupposto che io sono alle 6, so che tre cubi Oh, eccolo andranno. qua, la sorpresa è arrivata, ragazzi, lo anticipo. Vai, come di Teole, quando vedi il commission andare, Se roba tua. anche io non l'ho cioè, l'ho già letto, ma non No, no, aspettiamo. non vale la No, lettura su aspettiamo, X, aspettiamo. esatto. Aspettiamo, aspettiamo. No, comunque sì, ecco, qua nei vari mock, no, davano i Vikings che salgano per anticipare appunto i Giants, no? Per il QB, però questa cosa, ma magari no, anche i Vikings si aspettavano magari un altro QB che scendesse, invece adesso vediamo, comunque ecco, ancora le scelte in mezzo ci sono, vediamo che questa scelta ecco, un po' cambierà un po' anche le scelte successive, adesso vediamo quando Godel entrerà. Esatto, intanto vediamo che ripetiamo, nel nostro mock draft, vado a riprenderlo, per i Chargers vedevamo tutti e cinque un ricevitore. L'indecisione stava nel nome, però un ricevitore. Vediamo se i Chargers mantengono questa linea, cioè prendendo un ricevitore, o se invece si divertiranno a fare altro. Vediamo un attimo adesso quando. Qua vedo che la picchisina è finita pubblicità. Quindi molto probabilmente Goodell arriverà. Questa dei Chargers è la numero 5. 5 per 10, 50. Stanno andando velocissimo, ragazzi. Sì, subito adesso, secondo me hanno già le idee chiare, i primi Perché magari. Beh, insomma. comunque le prime quattro erano un po' chiamate, no? Sì, no, ma nel senso che stanno tenendo un buon ritmo. Ecco, voglio dire, cioè, io spero veramente che 32 per 320 minuti. Sono troppi, quindi devono anche loro dire alle squadre, Eccolo qua, ragazze. Godel arriva Arriva, sul arriva. Allora, palo. se arriva, lascio la parola ad Oleg. Io mi chiedo come fanno a costruire ogni volta un'infrastruttura diversa con il nome di una squadra diversa lì in piazza. Che bravi. Ok. Eccolo, a me è arrivato adesso. Vai, Oleg, quando annuncia. Con la quinta scelta assoluta, i Los Angeles Chargers selezionano Joe Alt, offensive tackle da Notre Dame. Si mischiano le carte, ragazzi. Eh Joe sì. Alt, 21 anni, offensive tackle, Notre Dame Junior, 2 metri e 3 centimetri, 146 yard. Il giudizio che abbiamo dato di lui è Joe Alt, un tackle da prime 10 posizioni, un futuro titolare già dal primo giorno e per anni a venire. Ci sono pochissimi aspetti del suo gioco da migliorare, il miglior tackle a livello totale. È talento purissimo, capace di proteggere in modo eccellente il suo quarterback. Sì, ecco, è il classico left tackle dei prossimi 10-15 anni, no, dei Chargers, veramente un ragazzo eccezionale. Suo padre, anche lui, ha giocato come tackle, no? John Alt, se non sbaglio. Sì, diciamo, Non ricordo. diciamo, a Notre Dame negli ultimi 2 anni proprio, ha fatto, specialmente quest'anno, un salto di qualità pazzesco, cioè fisico perfetto, molto bravo, ecco, il suo sì. Bravo sia contro le cioè, co nelle corse che in pass protection, però in pass protection è veramente una scheggia per il suo fisico. Scelta che io un po' me l'aspettavo appunto per come conosco Arbo, perché a lui diciamo l'offensive line per lui è molto importante. E ecco, partire con un left tackle comunque avrebbe scelta. Poi ricordiamo, no, che la classe di wide receiver è veramente, veramente grossa, Profonda. diciamo profonda, sì. Dunque puoi trovare anche all'inizio del secondo round dei ragazzi veramente interessanti. Nella tua previsione, chi è che sta soffrendo più da questa scelta come squadra? Secondo me i Titans. Vediamo se i Titans un po' andranno sul secondo tackle o non so. Ecco, a questo punto anche i Titans potrebbero pensare a una trade down se non so. Cioè, nel senso, non hanno più il giocatore, se era alto il loro nome, possono anche fare trade down, ma magari andare su uno dei due wide receiver che non sono stati scelti. Poi, ecco, io non sono 100% sicuro che i Giants andranno su un QB, anche qua interessante. Beh, diciamo che ripeto, tendenzialmente per i Giants cambia poco questa scelta.
Sì. cioè, da quello che si leggeva, ecco, cioè non va a stravolgere, come si dice, la No, questo, situazione. sì. I loro piani, secondo me, non dovrebbero cambiare questa scelta. Hai capito? Quindi, insomma, vediamo un attimo cosa faranno loro. Siamo arrivati alla sesta scelta e per adesso nessuna trade, la picchisind, quindi probabilmente a breve la avremo e vediamo un attimo se si mantiene questa velocità, anche perché, detto terra a terra, questi almeno in 4 ore devono finire. 4 ore fanno 240 minuti, se fai 10 scelte viene 24, è corretto, giusto? Insomma, quindi insomma diciamo una sveglia se devono dare anche loro, o gli viene data dal network, perché a un certo punto ABC dirà: signori, insomma, non Sì, andiamo ma troppo specie nella per. seconda metà poi accelerano in genere sempre. Ma Sono certo. sempre un po' le prime picche che in realtà sono state più veloci del solito. No, beh, però sono passati E 10 minuti, Giorgio, ci sei, cioè, comunque. Giorgio, te Sì, cosa ne quello sì. pensi di questa scelta? Io sono sempre per la filosofia che il left tackle vale più del wide receiver. E E secondo me hanno poi un fatto left tackle bene. come lui, no? Cioè, nel senso, un left Esatto. tackle come lui. Tu qui sei praticamente sicuro, poi la sicurezza non c'è mai di aver preso uno che sarà sempre almeno un buon starter, se non un elite. E poi in questo modo tu hai uno che ti aiuta sul running game, che sappiamo per Arbo essere fondamentale, e poi sappiamo benissimo che quando è un quarterback come Herbert, se gli dai tempo, lui è anche un wide receiver di buon livello, anche non ottimo, lui libero lo trova di sicuro. Quindi, Beh, secondo me, è ecco, assolutamente la la sua scelta logica. uscita, Giorgio, se ti ricordi bene un po', cioè, sono sicuro di lui come un giocatore forte, un po' come erano, si parlava di Penei Sewell, no? In uscita da Oregon, Esatto, questa qua. è la stessa situazione di Chase Sewell, dove io avrei scelto Sewell tutta la vita. Lì c'entrava l'aspetto, secondo me, amicale tra Barrow e Chase. Nessuno mi leva la testa e quella ben fluita. Con la sesta pick, i New York Giants selezionano Malik Nambers, wide receiver da LSU. E allora non arriva di certo il quarto che avevamo detto, ma arriva Malik Nabers, 20 anni, ricevitore LSU Junior, 1,83-91. Freak atletico con ball skills impressionanti. La sua analisi potrebbe anche terminare qui perché ha poco tempo. È effettivamente, nonostante i 20 anni, cioè 20 anni sono pochi, ragazzi. Atleticamente sembra già un giocatore fatto e finito, ecco, Oleg. Sì, cioè è un giocatore pazzesco, come hai detto te, no? Un freak atletico anche lui, un po', no, come sulla falsa riga dei ragazzi che sono usciti anche prima dell'SU, che Jefferson è l'amico di Giorgio, sono, è un tipo di wide receiver così, ragazzo, 6 piedi, fisico anche più o meno, diciamo, ecco, escono un po', no? Sembrano da uno stampo ad LSU fisicamente. Se lo vedo, diciamo, impattare la Lega, ovviamente dipende un po' anche dal QB, no? Daniel Jones, vediamo cosa farà, però lui come giocatore, ecco, anche, ecco, può vedere anche yard after the catch, è veramente bravo con la palla in mano, molto sgusciante, ragazzo che a me piace tanto, anche lui ricevitore pazzesco. Questo vuol dire che i Giants confermano la fiducia in Daniel Jones, perché è un conto prendere un QB al primo giro, un conto prendere al secondo, al terzo, al quarto, ecco, per fare un esempio. Secondo me è il vero Cioè. vincitore, cioè ci sono due vincitori da questa pick: Daniel Jones, che vede il suo ruolo comunque consolidato e probabilmente Daboll ha voluto dargli anche un segnale di fiducia e tutto, e l'altra è Minnesota, perché i Vikings vanno dritti per il quarterback se nessuno fa trade up. Sì, vediamo adesso chi potrebbe essere Denver, quella che salta, o i Raiders. Allora, noi Eh per i Titans, sì. allora, Joe Alt, che era il prescelto di 4 su 5, non c'è più. Rispetto al nostro mock draft abbiamo libero ancora Rom Odunze, ricevitore.
vediamo se andranno su un ricevitore o sul secondo offensive tackle della classe. Non credo al ricevitore, perché bene o male si sono coperti. Mi stupirei, devo dire la verità. Non vedo il ricevitore. Rischiano di andare per il secondo tackle. Potrebbe Ecco la giacca di Neighbors con essere. Con tutti la i buona suoi famiglia. lights. Esatto, La tutti gli giacca con le lights. lights, bellissimo, sì, è vero. E ricordiamolo la catenina con la scritta Porro Leak. Che non capisco perché, però dopo Sauce Gardner direi che ci sta anche il porro. Ma non è l'unico che ce l'ha poi. Anche all'interno della giacca del Terry Arnold c'è la cos'è che c'è scritto là? Allora farò vedere dopo. Cosa? No, c'è anche all'interno della giacca di quello, la giacca rosa c'era. Mi sembra la stessa scritta, non so se. Sono Dobbiamo ragazzi, indagare, ragazzi, dobbiamo dai, sono indagare. ragazzi. Allora, 3 minuti, almeno il mio cronometro di 5. Oh, mamma mia, la sto vedendo adesso io, ragazzi. Ok, la picca dei Titans sì, quindi siamo ancora sul discorso che non abbiamo trade, quindi un draft liscio. Cos'è, sarà mamma? Non può essere la fidanzata, dai. La mamma piange, la mamma, dai. Che dice: spero che mio figlio mi regali una casa come hanno fatto tutti gli altri. E Questo è il discorso. poi fanno i video, no? Con tipo sorprese, ma Ecco, come se quella fanno io solo mi per il dico: video. ma signora, il fatto che tutto intorno a te stia riprendendo non ti dà un'idea che accade qualcosa. Però sapete, io sono un vecchio cinico e raro. Andiamo in Hai una capito? casa a casa, no? Ma sì, guarda, andiamo a vedere. No, perché sto guardando il mercato immobiliare, sai com'è, voglio dire. Ecco, per esperienza vi dico che gli americani hanno, diciamo, la lacrima facile per ogni cosa. Dunque, Molto televisiva, diciamo, dai. sì. Allora, la pick dei Titans is in. Siamo alla settima, siamo quasi a un terzo. Scelta interessante. No, un quarto, scusate. Tanto c'è pubblicità, stanno spiegando a Goodell come si pronuncerà il nome del prossimo scelto. Allora, noi qua nel nostro mock draft per i Titans abbiamo detto che avevamo 4 uomini di linea, un ricevitore. L'uomo di linea l'ho indicato, non c'è più, però secondo me può essere che ce ne sia un altro. Adesso io non conosco, quindi non so se ci sono. Allora, io leggo qua dei nomi a caso, che avete messo qua come altri uomini di linea. Avete messo Fasciano, mamma mia, Santini Fasciano, te lo ricordi? John Fasciato. Mamma mia. Poi vedo Fuaga, Non hai detto il nome di Fasciano. Oluminu Iviua. Ecco, bravo. Me la sono cavata, dai. Diciamo che, sempre a livello di mock draft, a scendere questi sono i due nomi che vedo come eventuale uomo di linea, rimanendo sul ruolo che 4 su 5 di questo podcast che noi abbiamo usurpato avevano predetto, ecco. Quindi adesso non so se sarà questo, oppure se magari alla fine avrà ragione il buon Emiliano con Odunze, che è un buon ricevitore da Washington, ma lo sapremo a breve. Quindi vediamo un po', e poi insomma, adesso secondo me, lo dico veramente, in questo caso spettatore neutrale, perché non ho la forza e la capacità di poter seguire e interessarmi come per esempio Oleg, oppure Gabriele, Emiliano, Guido, Fabio, cioè cose che apprezzo e ammiro, e per me sono utili, perché poi leggendo le schede sono i più di giocatori che altrimenti non saprei neanche esistessero. Però credo, una cosa che ha detto Giorgio all'inizio, comunque del podcast, scusate il disturbo, alla fine è vero, il primo giorno, il primo e il secondo giro ti permettono probabilmente di avere uno o due titolari, diciamo, in base al tipo di scelte e alla fortuna che hai. Però il draft da cui tiri fuori la perla è dal, diciamo, terzo giro in poi. E Lì quello è quella che non ti ha si vede, senso. no?
come abbiamo parlato anche prima, lì si vede il grande confronto office, secondo me. Perché insomma adesso mettete da parte il discorso Purdy, perché quello può essere anche culo, diciamocelo chiaramente. No. Però secondo me trovare al quarto giro un titolare che possa stare in campo su 22, secondo me è grande abilità. No, ma ricordiamo che poi quest'anno è più difficile del solito, perché da quando nel 2021 è stato introdotto il NIL, quindi i primi stipendi ai giocatori del college, sono crollati il numero di giocatori, tendenzialmente quelli dei tardi giri, quindi dei tre, che si sono candidati per il draft. Quindi quest'anno sarà particolarmente difficile, dopo il quarto giro, trovare dei giocatori buoni, ma il numero veramente è crollato tipo da 120 a 50, ora vado a memoria, sono stati solo 58 quest'anno che sono dichiarati. Vai Oleg. Una settima pick, i Tennessee Titans selezionano JC Latham, offensive tackle d'Alabama. Cos'è che era quello cosa? Che a me piaceva, mannaggia. Cos'è questa sorpresa, Oleg? C'è sorpresa per quello che ho visto nei nostri mock draft, attenzione, non voglio, dove Latham lo vedevo molto molto più in basso. Sì, abbiamo parlato, no, anche al drive, con un ragazzo che a me puzzava un po' di buster a lui. nel senso, è un ragazzo, è un right tackle, per primo, fisico pazzesco, cos'è, 6'7 per 340 libbre, veramente, cioè, fisicamente grosso, contro delle corse se la cava bene. Secondo me per il fisico che ha, non ha ancora dimostrato appieno la sua fisicità. In pass protection lo vedo dove fa un po' più fatica, specialmente i pass rusher che cambiano direzione dall'interno all'esterno, e con lui lì ha fatto molta, molta fatica. Secondo me deve lavorare ancora tanto sul gioco nelle gambe, diciamo non ha ancora sviluppato questa cosa qua in NFL, con i diciamo edge rusher veloci, atletici, secondo me farà un po' fatica, però ecco, il margine di miglioramento, l'upside è altissimo. Quindi non te lo aspetti di titolare da subito, oppure bisogna fare necessità virtù? Secondo me se lo prende la 7, cioè, dovrebbe essere titolare. Devi metterlo in campo, cioè alla fine certo. Non si scappa da, sì, questo. La scelta più strana è che hai preso un right tackle. Infatti stavo cercando... Se alla 7 right tackle, veramente non so... Boh. È raro, mettiamola così, è raro. No, se fosse stato, stavo dicendo, Levis Mancino, allora c'aveva un senso, cioè più senso. È fatto vedere se era destro o sinistro Levis, ma è destro. Che mi era venuto il dubbio. Gli faranno cambiare mano, no? Ah, certo. Mi stanno telefonando per avvisarlo. Allora, con la scelta di Latham è stato eguagliato il record, diciamo, della storia del draft, 7 scelte offensive nelle prime 7 scelte. Questo è il record. Quindi vedremo se i Falcons ci porteranno al record assoluto oppure no. Nel nostro mock draft avevamo 3 difensori, Dalla Starner 2 volte e Terrion Arnold, e Romeo Dunze e Malik Nebers come attaccanti, quindi diciamo che avevamo una padronanza di il Falcons. Ma Battaglia si è ritirato, ho pianto per giorni. Adesso chi è che hanno come QB? Oh mamma mia, Oleg. Mamma mia. Fai un nome, Oleg. Allora, fai un nome. Mentre Oleg penso sia in crisi mistica vista la scelta dei Falcons. La cosa che volevo sottolineare, chi è il Falcons adesso? Ridder. Mi sa simpatico. Cousins, è vero, che scemo. No, Cousins si è preso. È vero, mi ero dimenticato. La cosa assurda dei Tennessee Titans è che hanno, loro hanno i problemi al left tackle, perché hanno Petit Frère, che non è un granché. Invece avevano Raduns a destra, che tutto sommato era medio buono,
specie sulle corse, quello di buono. Destra lo sposti a sinistra, esatto, però dici mi sembra un po' assurdo quando di left tackle in giro ce ne sono, e ce ne sono di buoni, eh. Signori, scusate, vedo delle tette esplodere da un vestito, la fidanzata che di Michael Penix ha un tubino che non nasconde nulla, e lui con gli occhiali da sole in casa, è una cosa bellissima. Cioè, sto facendo una carrellata delle case che sono delle cose più belle. Guardate come stanno vestiti quelli su lì, dei picchi sì, questi sono già baciati, congratulati. Arthur Blank è ancora lì, guardate, nonostante i suoi 150 anni a comandare. Quando si ritira Arthur Blank, no? Beh, ragazzi, qualcosa devi fare per mantenerti. E quindi vediamo se arriva Goodell, annuncia una scelta che per noi 3-2 potrebbe essere un difensore, e quindi interromperebbe la striscia dei 7 attaccanti di cui abbiamo parlato fino adesso, che è il record eguagliato del draft. Allora, abbiamo detto i Falcons, Kirk Cousins, quindi potrebbe aver senso andare magari sul ricevitore, dargli gambe fresche per i palloni, ecco, questo potrebbe essere anche una scelta. Da qua erano le previsioni per Odunze e per Neighbors che avevo messo nel nostro mock draft, ecco, può essere per dare qualche arma in più al quarterback dei Falcons. Però arriva Goodell, quindi adesso io mi zittisco e lascio la parola a Oleg. Con l'ottava pick gli Atlanta Falcons selezionano Michael Penix Jr., quarterback da Washington. Cos'è con questa voce cosa? L'ha annunciato. Quindi abbiamo la prima vera sorpresa del draft 2024, sì. Questa possiamo dirlo. Allora, Michael Penix, record offensivo, peraltro. E record 8 scelte, giusto? 23 anni, quarterback, Washington, super senior, l'abbiamo spiegato cos'è un super senior, un anno di eleggibilità in più per il Covid, quindi 6 anni di college in tutto, 1,88, 98 kg. Per Guido, che ha fatto la scheda, scrive che è assolutamente innamorato di Michael Penix Jr., che però va a giocare in una squadra che teoricamente Oleg ha fatto un grosso investimento in quella posizione. Eh sì, in off season diciamo, avevano speso diciamo, i big money, no, per Kirk Cousins. L'unico, diciamo, l'idea che mi sto facendo, secondo me, non so, comunque diciamo il garantito di Cousins è tipo un 2 anni di contratto, e tenere Penix per 2 anni per svilupparsi, nel senso, sì, è un ragazzo esperto, è un mancino per prima cosa, quest'anno ha fatto un anno pazzesco con Washington, ha un braccio pazzesco, cioè delle palombelle, dei lanci proprio millimetrici. Ovviamente ha avuto anche lui 3 wide receiver molto interessanti, che tutti e 3 usciranno qui quest'anno al draft, tra cui Odunze. È un mancino che nei primi anni ha avuto qualche piccolo infortunio, poi si è spostato dalla Big Ten, si è spostato a Washington, dove a Washington diciamo ha svoltato. Ha comunque anche ad Indiana, non ci sono stati dei flash dove diciamo non era infortunato, ha anche lì avuto delle partite molto interessanti. Però è così, allora, non mi aspettavo un QB assolutamente l'8. E quindi io vorrei una videocamera nascosta della cameretta di Ridder adesso, perché insomma, ragazzi, vuol dire che se c'è Cousins ha preso quello che si è preso e ti prendo il quarto perché al primo giro del draft non c'è più grande spazio. Vabbè, che Ridder insomma non fosse, no, ma non c'è la nostra considerazione, però probabilmente lui lo sapeva già. Io non ci credo che fai queste cose di nascosto, ecco, è proprio così intendo, lo avevano avvisato. Il problema è, uno come Ridder la troverebbe una squadra per fare una squadra NFL da fare il backup? Boh.
Questo silenzio dice tutto. Sì, sì. I Bears andranno su un QB? Ah, beh, può essere, sì. Già Pichisin, secondo me, la picchia era già pronta da un po'. Noi abbiamo pronosticato 3 difensori e 2 attaccanti. Gli attaccanti sono... Potrebbe essere Romo Dunze. Il ricevitore. Sì. Quindi andare con la coppiata di rookie da mettere in campo. Sarebbe interessante, secondo me. O con il miglior difensore che potrebbe uscire anche. Ah, ci sono i difensori? No, beh, adesso voglio dire, il record l'abbiamo fatto perché abbiamo 8 difensori scelti nelle prime 8 ed è un record. Vediamo se continua o meno. Quindi se vedo il nostro mock draft, ormai lo prendo come riferimento per i ruoli. Per i Bears mettevamo Edge, che è là tu, dalla star nell'altro Edge, Fasciano, offensive tackle, ancora tarde, c'era un Dunze di chi? Di Guido, c'era quello Dunze che però adesso sta sopravvivendo alle varie scelte, però tendenzialmente Oleg, da quando inizia? Vai. No, dicevo solo che era nota di colore. E Penix in tanti lo davano ai Raiders. Adesso ho visto la storia medica, non è bellissima. Cioè, 2 volte si è fatto il ginocchio, una volta la spalla lanciante e una volta la spalla non lanciante. Vai Oleg. Con la nona pick i Chicago Bears selezionano Romo Dunze, wide receiver. Eccolo, da Washington. È arrivato, siamo... tutte scelte d'attacco fino adesso, quindi 9 giocatori, 9 attaccanti. Odunze, 21 anni, ricevitore da Washington, è un junior, 1,90 per 96 kg. Di lui abbiamo la scheda e abbiamo scritto: nella NFL Odunze è diventato da subito il miglior amico del suo nuovo quarterback per il suo ampissimo raggio di ricezione. Sarà il classico VR1 o slot o XVR, e ogni volta potrà essere schierato anche nello slot per la sua consapevolezza e capacità di giocare nel traffico. Insomma, Oleg, siccome la scheda è scritta a te, che parlo a fare io? Parlo di te, va? Sì, è un ragazzo veramente interessante. Ecco, è stato il miglior amico per un punto di Phoenix. Come ho detto, un raggio di ricezione veramente vasto, sul profondo e devastante. Anche come route runner abbastanza buono, fisico veramente pazzesco, che diciamo nelle contest catches è veramente difficile da marginare. Siccome ecco, è un 1-2 perfetto per Chicago. Allora, attenzione. Siamo alla numero 10. Esatto, al numero 10 non vedete i Jets, ma vedete i Vikings, perché Jets e Vikings si sono scambiati le scelte, quindi i Vikings sono saliti alla 10, i Jets scendono alla 11. Allora, in poche parole, e in più ai Jets va la 129 e la 157, mentre ai Vikings va la 203. In poche parole, i Jets portano a casa, diciamo, una scelta in più e in posizione molto migliore rispetto a quella dei Vikings. Ecco, questo è il valore, ragazzi, di una posizione al draft, di una posizione media, perché stiamo parlando di scambio 10-11. Ma cosa, quale può essere il motivo? Perché i Jets potevano prendere qualcuno che... Perché i Jets, cioè, i Vikings hanno bisogno del QB, i Jets non hanno bisogno. Ma i Jets a nessuno gli dava il QB, cioè... No, secondo me sono saliti su per, cioè, siccome avevano paura che qualcun altro non facesse questa draft. Che qualcuno desse soldi ai Jets, okay, chiaro. Sì. Ci sta, allora sì, no, se no non me la spiegavo. Cioè, la scelta è, prima che qualcuno offra cucuzzare ai Jets, glielo diamo noi, ecco. Tipo i Broncos. No. Esatto. No, giusto. O noi, a parte che a sto punto... Ci sta, e secondo quello che abbiamo scritto, i Vikings potrebbero prendere. Noi qua abbiamo dato 2 JJ McCarthy e 3 difensori. Oleg, sì, ecco, anche qua possono andare per il, diciamo, il miglior di difensore che ancora non è uscito,
o vedremo 10 su 10 giocatori offensivi, che non so, secondo me record. Vabbè, ma i Vikings vanno per il quarterback. Anche Dici? secondo me. Se no non facevi questa scelta. Ok. Quarto, fatemi vedere, allora, aspettate, vado a memoria, chi rimane, chi rimane, fate il mock draft qua. Allora, chi rimane? Rimane McCarthy, e rimane solo McCarthy come primo giro, Sì, Allen. no, ma vanno di McCarthy, vanno con No, c'è anche McCarthy, Bonix, sicuro. però vedo qua. No, no, ma vanno con McCarthy. Dici? Sì. Secondo me sì. McCarthy, che adesso è stato quarterback di Harbaugh a Michigan. Vabbè, adesso vediamo un attimo. Io comunque più guardo la scelta dei Falcons Oleg e meno la capisco. Cioè, lo Anch'io non la trovo. capisco. Mamma Anch'io non la mia. capisco. È follia, è follia. Tieni in panca uno per minimo 2 anni, dai, ma c'è. Secondo me, non so, stanno pensando a fare un po' come ha fatto i Green Bay, non so. Vediamo un attimo cosa accade. C'è pubblicità, quindi la pick in, ma la pubblicità comanda. Allora, siamo alle 13:17. Il draft è iniziato da più o meno cosa? 65 Un'ora, minuti? cioè. No, qualcosa di più, tipo 2:10 forse. Facciamo 65 minuti. 65 minuti, voglio 6 dire, minuti, dai. 6 6 minuti. minuti, 6 minuti scelto. Sta andando bene. 6 per 3, 18, dai, che ci stiamo dentro le 4 ore. E tu, Comunque Giovanni, c'è. nonostante siano le 3:17, sei fresco come una rosa, Ragazzi, ragazzi, oh. Hai riposato oggi, si Beh, vede. oggi Sei avrei carico. anche 10 km camminati, quindi insomma, Vabbè, quello. adesso Comunque farei solo dire. c'è il nostro amico giornalista che dice, scrive le pick 5 minuti prima che avve. No, è Secondo me è lui vergognoso, che, lo stavo o è lui dicendo che le anch'io, fa, guarda, è è lui che le vergognoso. sceglie per le squadre. Esatto, perché non me lo spiego. Ma chi Altrimenti è gliele lui che fa dice, i foglietti. scusami? O lui che è quello che scrive i fogliettini da dare a Quando vedete il Goodell, no? general manager al Cioè, telefono, è lui con che li lui. chiama e gli dice cosa Ah, prendere. ok. Quello delle No, pizze, voglio dire, io camuffato. un anno, se Marco si ricorda, ci abbiamo giocato, voglio dire, cioè su questo. Sì, è vero. Avevo trovato un account su Twitter, perché all'epoca si chiamava Twitter, che scriveva le scelte 3 minuti prima. Va bene la 1, va bene la 2, va bene la 3. Oh, ragazzi, questo 32, scelte su 32, tutte 3 minuti prima. E io Sì, facevo lo quella è una stupido. cosa su cui l'NFL dovrebbe lavorare, secondo me. E io facevo lo stupido che fingevo di indovinare le scelte, no? Ricordami, ricordo quell'anno. Quindi facevo lo stupido. Ma io ero impazzivo. Adesso sto guardando su X. Adesso noi ovviamente ci teniamo sulla diretta Oh, perché è una 4 cosa minuti fa, divertente. Giovanni. Scusa, 4 minuti fa l'ha scritto. Sì, L'ha esatto. scelto. Quindi vedremo un attimo adesso cosa accadrà. Per correttezza andiamo con la televisione, cioè, No, altrimenti certo. le diciamo prima, Scusate. andiamo a letto fra un'ora e siamo a posto. Quindi Comunque Caleb Williams è veramente messo nelle condizioni ideali, per aver successo. ma mi pare una scelta sensata, no? Cioè, lo prendi. Assolutamente, no, no. Potrà Io non essere il l'avrei primo fatta, QB, devo dire la verità. primo QB che passa i 30 touchdown nella storia dei Bears, che non ha mai fatto nessuno in 100 anni. Io non Come non l'ha l'avrei mai fatta fatta per nessuno? il fatto che, Dei secondo Bears. me, comunque i Bears, anche come ricevitore, erano messi bene, quindi non avrei fatto quella scelta lì. Sarei andato sulla difesa, dove invece su me hanno più bisogno. Però ora Caleb Williams si trova una linea discreto buona, degli ottimi ricevitori, il tight end, il running back, devo dire che, insomma, ha veramente Sono tutte le messi carte. bene, insomma. Beh, ma è giusto così, secondo me, no? Quando prendi un QB Certo. rookie, cioè, devi metterlo proprio nella posizione migliore possibile, no? Per dare il meglio. Secondo me, quello che ha, diciamo, Sì, che ma è vero, è avrà vero. a disposizione, cioè, più di così, non lo so. No, Ragazzi, che poi magari io Keenan approvo. Allen. Avrei preso un uomo in linea ancora, proprio Io approvo per essere. la mozione di Cla
nella chat Telegram, la prima squadra che chiama un difensore vince la compensatore pick in omaggio, assolutamente. Oh, arriva Goodella, ecco la 11, adesso io devo dire chi sceglie perché abbiamo fatto l'articolo. Alcune scelte sono non vengono fatte da Goodell, adesso ve la trovo, dov'è che è? Eccolo qua, no? Dov'è che è qua? No? Qua. Allora, tu annuncia la scelta, Ole, quando la dici, io poi vado a prendere chi, annuncia la 11. Dov'è che era 11? Ecco qua, la 11, la famiglia Ewing, che ha perso Zachary, che era un militare, per un cancro aggressivo scoperto mentre era in missione in Iraq. La 10 o la 11? La 11. 10. No, la 10 perché è quella dei Viking, scusami, loro vanno con la squadra. Ah, sono questi 4 qua che sono qui. Ah, ok. Taps. E quindi questi hanno perso il marito e il papà, i ragazzi. Con la pick numero 10, i Minnesota Vikings selezionano J.J. McCarthy, quarterback da Michigan. Allora, siamo arrivati a 10 giocatori d'attacco da 15 scelte, record assoluto mondiale. McCarthy, 21 anni, quarterback da Michigan, junior, 1,83 per 99 kg. La sua squadra inizia così, Oleg. Dopo lo starnuto. È il QB della classe draft 2024, sul quale i giudizi si dividono maggiormente. In poche parole, c'è chi non ritiene assolutamente pronto per giocare nell'NFL e chi invece che ritiene abbia le capacità per poter giocare da subito e non soltanto in prospettiva futura. È un ragazzo interessante, come hai detto te, subito un ragazzo giovane. A Michigan ha giocato, diciamo, in un attacco dove, diciamo, gli è stato chiesto poco, perché è un attacco che ha corso tantissimo, e diciamo, quando gli è stato chiesto di lanciare o di correre, anche lui l'ha sempre fatto bene, nel senso, quando è stato messo, diciamo, chiamato a fare una cosa, l'ha sempre fatto bene. Però il problema è che, cioè, nel senso, l'abbiamo visto poco fare questo lavoro qua, e è stato dietro anche a una offensive line, una delle più forti a livello del NCAA. È un vincente perché comunque nei suoi anni a Michigan ha sempre giocato partite interessanti, quest'anno ovviamente ha vinto il campionato, ha giocato i playoff, ecco, diciamo, lo mettiamo in confronto con Drake May non ha mai giocato queste partite così importanti, lui invece c'è già stato, però come un ragazzo giovane anche qua, ecco, secondo me, ecco, io mi fido di Kevin O'Connell perché come mente offensiva secondo me sarà bravo a metterlo non nella posizione perfetta per far bene. Poi, diciamo, la competizione, no, c'è ad Arnold, se non sbaglio, non è proprio un granché. Però è così. Anche comunque, no, diciamo, le armi a Minnesota qualcosa di buono ha da questo punto di vista. Cioè, non so come è messa con l'offensive line, però... Ecco, se diciamo stare un anno in panchina, secondo me sarebbe perfetto per lui per un po' di, no, diciamo, prepararsi a questo salto. Però ecco, non mi meraviglierei, ecco, se lo vedrei anche titolare dalla Week 1. Guarda, la scelta migliore secondo me sarebbe tenerlo in panchina, capire se ha il potenziale, mettere Darnold, vedere se Darnold riesce a tirar fuori un po' di potenziale. E se ci riesce, prima della trade deadline, a far fuori Darnold alla prima squadra a cui si rompe il quarterback per pigliare delle pick e poi lanci lui. Così gli dai metà anno per mettersi un po' in quadro e trovare un po' il ritmo NFL, e poi veramente diventa una scelta vincente a quel punto. O un po' come hanno fatto noi Chargers, nel senso, metti il QB veterano al primo errore, al primo problema, ecco, butti dentro, penso, week 6, week 7, butti il ragazzo giovane. Vabbè, certo. Ecco, i Chargers ha fatto un'altra cosa lì, hanno bucato il pulmone. Però, nel senso, anche qua, ecco,
al primo problema, dove Darnold fa qualche errore di troppo, ovviamente anche la fan base, no, chiamerà l'ingresso di JJ McCarthy. Siccome, ecco, non lo vedo un anno intero in panchina, ovviamente, ma magari, non so, Darnold fa un anno da Pro Bowl, ecco. Lo auguro ai Vikings, però, ecco, dubito. Secondo me qualche, partirà Darnold, ma poi, a metà stagione più o meno vedremo McCarthy in campo. Vedremo cosa Ecco, accadrà. intanto già i Ah, Jets. è già Già i picchi, Jets. esatto. Sì, già c'è un Codel sul. Oleg, ma Mel Kiper il resto dell'anno cosa fa? Che lavoro fa? Guarda il college, come faccio Ma anch'io. ed eccolo, vai Oleg. Con la pick numero 11 i New York Jets selezionano Olufa Fasciano, offensive tackle da Penn State. Qui tu mi stai dicendo che le prime 11 scelte sono tutti attaccanti, Oleg? Esatto. Con quella fiducia verso la difesa non è proprio stanno. Vabbè, ma può anche essere che non ci siano persone degne di, non lo so. È così. Allora, 21 anni, offensive tackle da Penn State, redshirt junior, 1,98 per 142 kg. E il buon Fabio Morris, uno dei migliori offensive tackle tra gli eleggibili al draft. Lui gioca a sinistra e quindi può essere utile per un QB destro. Però qua qualche dubbio nella scheda l'ha scritto. Il suo profilo si porterà dietro fino almeno al prossimo anno l'etichetta di boom or bust, che avrebbe proprio la qualità per i prospetti da primo giro. Sì, è un ragazzo tecnico, c'è il fisico perfetto, no, per giocare sull'esterno. Lui gioca, sì, come hai detto te, blind side, dunque il lato sinistro. Nel 2022 forse era il left tackle più forte all'NCAA. Quest'anno ha un po' deluso, secondo me. Ecco, specialmente lui, ecco, bravissimo, il suo punto di forza è in pass protection. Quest'anno, ecco, contro i giocatori più fisici, i rusher o in generale i difensori più fisici, ha fatto un po' fatica, e la fisicità a livello NFL è molto più accentuata rispetto al college. Ecco, bisogna un po' vederlo da questo punto di vista, però con un ragazzo veramente talentuoso, braccia lunghe, molto più bravo secondo me contro i ragazzi più tecnici. Contro la fisicità fa un po' fatica, però a me il ragazzo piace. Quindi una buona Non so scelta. se Vai, vai. sia vero, ma danno gli Eagles come alla ricerca di un trade Per prendere cosa? up. Questa è la domanda. Vabbè. Vediamo. Allora, il Broncos, ecco, questa è una cosa che vi chiedo, in attesa che di sapere quale sarà la loro scelta. Si è parlato molto per i Broncos di prendere un quarterback, ma io da uomo della strada, Oleg, dico: perché devo prendere un quarterback se ho già fatto un grosso investimento su un quarterback? Domanda interessante questa. Qui No, cioè va non so bene, poi rispondere. è un investimento, ci sei, cioè sono d'accordo, Però leggevo quello nei giorni scorsi, poi sai, poi va, salta fuori che prenderanno finalmente il primo difensore della classe, ecco. Quindi è questo. Però leggevo questa cosa e un po' mi ha sorpreso, ecco, cioè. Capito? Quindi, boh, non lo so. Un'altra domanda ti faccio, mentre aspettiamo. Da quale giro in poi si entra, o da quale scelta in poi si entra nella filosofia best man available? Beh, dal primo giro, cioè, secondo me, Ah, da il subito dici? BPA per me è proprio specialmente al primo giro. Primo e secondo giro sono il BPA, poi io andrei sulle need dal terzo in poi, secondo me. Perché nel senso, la necessità che non ce l'hai, oggi potrebbe essere un bisogno domani, dunque, cioè nel senso, ti ritrovi un ragazzo pronto.
poi dopo. Tante squadre ad esempio scelgono sulla need dell'anno dopo perché sanno magari che c'è un giocatore in scadenza che non riusciranno a firmare al 99% e iniziano a prendere sostituto. Quindi ci sta. Poi occhio che dipende molto anche dai general manager, ci sono quelli che sono fissati col best player available e ci sono quelli che invece vanno di need perché devono subito fare la differenza perché magari sanno che se non vanno bene l'anno dopo li licenziano. Ci sono tanti parametri da considerare, non è mai facile da capire. Sì, perché sai, anche quello è un dibattito, si è dato prima l'uovo o la gallina, no? Cioè, se devi prima cercare subito il miglior giocatore o invece pensare a quello che serve alla tua squadra indipendentemente dal ruolo che hai disponibile. Cioè, io so che Caleb Williams, facciamo l'esempio di quest'anno, dai, Caleb Williams è assolutamente il miglior giocatore su piazza. Io ho la 1. Il mio giocatore su piazza è Caleb Williams, quindi io prendo Caleb Williams indipendentemente dal fatto o meno che mi serva un quarterback. Sì, è sempre da guardare il differenziale, secondo me, tra quanto è il differenziale che c'è tra il best player available e il miglior giocatore in una need che hai. Se c'è un differenziale troppo ampio, vai di BPA. Se no, secondo me puoi anche rischiare di dire, vabbè, non prendo proprio il migliore, però non scendo tantissimo come qualità e lo piglio nel ruolo che effettivamente mi serve. Ale, come la pensi? Comunque, c'è nel senso, non è facile, c'è nel senso di come tu ti ho detto, per me, cioè io se fossi un general manager, cioè nel senso, non avrei dubbi da questo punto di vista, però nel senso, la parte perfetta sarebbe, non so, avere tipo la need e il best player available, no? Come stesso ragazzo, però. Ovviamente in tanti, no, quando poi dopo le interviste post-draft, no, dicono: oh, lui era il nostro giocatore, diciamo, numero uno sulla board, vai a vedere come era messa la board. Sai. Ci vorrebbero le foto nascoste della board. infatti, Va bene, i per Broncos. miracolo tutti sono, diciamo, no, era il migliore che potevamo prendere. Sono in, sì, è pick in quella dei Broncos. Aspettiamo il nostro amato commissioner che ci illumina con la sua sapienza. Ci sono qua dei settantenni con un cappello in testa che io dico. Hai buttato via la tua vita in 5 secondi in cui sei trasmesso in televisione. Stimato Cioè, professionista. sì, è bravo, stimato professionista non più. Eccolo, vai Oleg. Pick numero 12, sempre Broncos, selezionano Bo Nix, quarterback da Oregon. Quindi, Minchia, 12. siamo a 6. Mamma mia. No, 6 quarterback nei primi Sei 12, qui. 12 giocatori d'attacco. È Bo record? Nix, sì, è record già da 7, fai conto. Sarà imbattibile, No, secondo me, per il sì. prossimo. Cioè, non vedo un altro draft così. Allora, Bo Nix, 24 anni, così vecchio Oleg. Eh sì. Quarterback da Oregon. Ma cos'è, l'hanno bocciato? No, redshirt è stato senior. 1,88, 97 kg. Nella scheda di Fabio, Bo Nix è stato uno dei giocatori più iconici dell'ultimo lustro di storia del college football. Bo Nix è un quarterback professionista, ha esperienza, capacità di lettura, abilità di mossa nella tasca e tecnica da quarterback navigato. Quella. Quindi insomma una scelta che ha un po' più senso di quello che credevamo. Beh, ecco, Fabio è di parte lì. A lui diciamo. È vero. Fabio ha sempre Fa amato Bo niente. Nix. Lui, diciamo, votava ogni anno, iniziano, no? Che noi facciamo le bowl prediction per l'Eisman, lui metteva sempre Bo Nix. Lo ama. Comunque, sì, è un ragazzo iconico, diciamo, tanti anni al college, prima ad Auburn, poi adesso ad Oregon, dove diciamo, ha svoltato. Ad Oregon, negli ultimi diciamo 2 anni, da quando gioca a Oregon, ha fatto 2 annate perfette quasi, anche la squadra era buona, però diciamo ha fatto quasi il possibile da parte sua,
Oregon viene da due stagioni molto interessanti, anche ad Auburn ha fatto cose buone, cose meno buone. Ecco, ragazzo, secondo me, diciamo, quando si parla, ecco, di upside, quando io di upside vedo poco nulla, nel senso, è ragazzo quello che hai preso e quello è, nel senso, vedo un ragazzo esperto e con lui, secondo me, potrebbe già giocare da subito. Ovviamente c'è il grande Zach Wilson avanti, adesso non lo so come sarà la sfida lì nella QB room, però il ragazzo che secondo me, ecco, dall'esperienza, dalle partite importanti tra la ICC, la Pac-12, dove ha giocato partite importanti, secondo me lui è già pronto a giocare. Il braccio è, diciamo, se la cava abbastanza buono, non è proprio elite elite, però quello, diciamo, sa fare un po' tutto abbastanza bene, però non è, sai, diciamo, quella cosa che te magari dici potrebbe proprio svoltare, potrebbe esplodere. Ragazzo pronto, però ecco, il light coach, no, di Broncos, qualcosa, diciamo, come mente offensiva, non è l'ultimo arrivato, Allora, qualcosa, diciamo, carico B. vi leggo cosa ha scritto Schefter. I Broncos hanno invitato Bo Nix a un allenamento privato il giorno dopo il suo Pro Day, quindi parliamo più o meno di un mese fa, giusto, Oleg, a Naso. La notte prima di questo allenamento gli hanno inviato tre gruppi di giochi d'attacco. E il giorno dopo, nel lavoro in classe, diciamo, Nix li aveva già memorizzati tutti. Ecco, PCC anche di. Niente, poi l'hanno portato in campo, l'hanno visto lanciare per un'ora e lì si sono convinti che era il loro quarterback del futuro. Ecco, queste sono cose, Oleg, che non leggendole prima, cioè avendo la letta prima, ti stupisci meno della scelta. Oh, cos'è che Sì. c'è? Aiuto! Chi è che ha scelto di già? Eccolo qua. Chi è che? I Las Vegas Raiders con la pick numero 13 selezionano Brooke Bowers, tight end da Georgia. Un altro Ci uomo in serviva attacco, un tight end. altro giocatore d'attacco. Mamma mia. Sì. Santini, vi serve al tight end? Io non seguo queste squadre di provincia. Ma uno ce l'abbiamo, però non lo conosco questo. È Anche forte, è gli lancia forte. la palla, però. Allora, un attimo, ci sto andando alla Ma schiera. forte, forte. Cioè, abbiamo fatto la schiera Sì, su no, non Brooke metto in Bowers. dubbio. Oh, indovina chi l'ha fatto. Ah, ho capito perché l'ha fatto Olega. Faccia pairato, Oleg, 21 anni, tight end, L'ha fatta lui. junior 1,93, 109 da Georgia. Quindi Oleg mi sa che conosce anche i familiari. Vagamente lo conosce, più o meno. Qualcosa ho visto, sì. Qualcosa degli highlights. Cioè, anche lui Sì. 5 stelle gli abbiamo dato. Almeno è Complimenti, dai, Oleg, buono, dai. Oleg. Vabbè, ragazzo, pazzesco. Forse, adesso non voglio esagerare, però potrebbe essere il miglior tight end della storia NCAA. Dal primo anno dominato Georgia, un ragazzo che sa fare un po' tutto, tight end pazzesco, atleta Ma sa pazzesco, è stato lanciare? usato. Ha provato una volta a lanciare, Ah, ecco, no, è già. stato incompleto, però è stato usato esterno, slot, tight end bloccatore sul corto, sul lungo, uno contro uno, ovviamente forte. È stato usato come fullback, come running back, non so. Nelle sweep, mi è stato usato un po' dappertutto. È un, diciamo, un atleta che è stato veramente difficile a bloccare per i difensori dell'ICC. Nelle partite importanti, semifinale, finale, sempre fatto, diciamo, ha dominato sempre. Si faceva un po' il paragone con Kyle Pitts. Secondo me, lui è più completo di Kyle Pitts perché Kyle Pitts usciva, era proprio ricevitore. Lui, secondo me, sa fare meglio, non dico che è un bloccatore pazzesco, però se la cava un po' meglio. Giocatore veramente speciale, secondo Bella chiappa, bravo me. Santini. Intanto vi do qualche informazione. Più di 275.000 persone presenti in piazza Detroit, battuto il record di Nashville 2018 in cui erano 200.000. Ripeto, 275.000 persone in una piazza per guardare uno che esce dal palco, annuncia un giocatore e se ne va. Cioè, quando ci chiediamo. Il successo dell'NFL non è solo un discorso di rating televisivi, che lo è, e poi vedremo come è andato il draft nei prossimi giorni, ma è anche
questo, cioè l'NFL porta 275.000 persone in una piazza per vedere annunciare 32 nomi, punto. Cioè questa cosa è devastante, scusate. Una domanda pratica, ma tipo se uno lì in mezzo alla folla gli scappa, cosa fa? La fa addosso. È Ah, agli consentito. altri, No, no, è addosso agli consentito. altri. Sì, no, è consentito. Quando entri ti danno un foglietto con quello che puoi fare. Un po' come, non so se sapete un po' la storia, no? Quando c'è il Capodanno al Times Square, no? E vengono persone tipo la notte prima per mettersi in fila, stare davanti per vedere la palla che scende, no? Del nuovo anno, e si mettono addosso i pannolini. Mamma mia. Vabbè, Così ognuno ha 24 ore le stanno lì davanti. Che sue. Ognuno ha le sue è perversioni. bellissimo, fra l'altro, cioè non c'è niente di più bello che star lì e non doversi spostare per farlo. Poi quanto regga un pannolino, non ho ricordi, spero Allora, di non averli. la lunghezza della scelta dei Saints, secondo la gente qua che seguo su X, dice che i Saints sono disponibili ad una trade e quindi probabilmente stanno. Infatti stanno chiacchierando perché il tempo scorre sono 3 minuti 20. Infatti, mentre prima avevamo già scelto tranquillamente, adesso quindi si dice che i Saints siano. Se qualcuno ha qualcosa da offrire, sapete dove C'è uno trovarci. che gira per le altre war room, ecco, È Musa. interessa No. i giocatori, Avete interessa. visto, forse non vi siete accorti, adesso lo dico ai nostri amici che ci stanno ascoltando, che magari non possono sapere tutto. Loro stanno, tutte le squadre sono all'Hotel Gallia di Detroit, cioè ognuno ha un box e se lo può arredare come vuole, per questo diventano diversi. Qui c'è quello che gira, oh, sono i Saints, vuoi la trade? No, e chiude la porta. Non volevo scioccarvi con questa novità, che voi lo sapeste, voglio dire, cioè. Allora, Ne tocca ai vada. Saints. Dai, vi do soltanto un'indiscrezione, così, come dicono gli americani, puliamo l'aria. I Saints hanno scelto. Quindi Punto. la scelta l'hanno fatta. No, poi il nome vi ha detto che lo diciamo in diretta, cioè non stiamo lì Sì. a. Però, siccome avevo letto che ci stavano mettendo tanto perché cercavano una trade, alla fine, the pick is in, ecco, anche se ancora lui non compare, e quindi a breve arriverà. Allora, ripieghiamo, siamo arrivati a 13 scelte, quindi siamo quasi a metà, 13 giocatori di attacco. Siamo intorno all'ora e mezza, quindi stiamo andando benissimo, eh? Cioè, Sì, infatti. stiamo andando Io uber bene. pensavo i Bengals che sono a 18, io pensavo passassero verso il 4 e un quarto, e invece probabilmente riusciamo a fare anche prima. Ma forse entro le 4, dai, vediamo un attimo. È che Ora. adesso i Saints hanno mangiato tutti i 10 minuti, eh? Sì, Cioè, nessuno li ha. quello che avevamo guadagnato lo abbiamo, tra Ma perché virgolette, magari volevano perso. cercare. Gli altri non cercano le trade, quindi vanno più veloci, speriamo. Beh, poi sai, il discorso è sempre, Marco, come tu mi insegni, cosa mi offri? Sì, la trade Cioè, si fa in due. hai capito? Cosa mi offri in cambio di questo? E intanto anche ESPN ci dice 275.000 più presenti, anche perché è vero che teoricamente possono contarli perché devi entrare con l'app, quindi cioè non c'è biglietto, è gratis, eh? Non si paga biglietto, però secondo me anche questa è una scelta molto lungimirante, quale dire, oi ragazzi, finché c'è posto venite, non vi faccio pagare nulla e partecipate a un grande evento, mettiamola così. Poi c'è anche quella una bella idea, cioè una bella idea, dimostra che l'NFL è abbastanza lungimirante in questo. Però adesso che lo vedo, Mel Kiper quanti anni ha? 70? Darsi. Ma poi si mantiene, ma lo mettono in frigo, cioè No, finito il ha detto draft. Oleg che lui adesso inizia un tour dei campus. A proposito di college, oggi ho assistito ad una partita di, senza offesa, di infimo livello
di college baseball mentre giravo per Newport e eravamo in tribuna 50 tifosi, tutti belli convinti. Dopo 2 inning sono andato via che c'era freddo, però mi sono visto un po' di baseball. E attenzione, al college hanno anche lì il pitch clock, giusto per darvi qualche nota di colore. E infatti la partita scorreva bene, grazie al pitch clock. Anche in MLB c'è il pitch clock. No, in MLB c'è il pitch clock, però io credevo solo in MLB. Invece Ah, no, secondo me sì, infatti, sì. ce l'hanno anche al college, che non è male. Infatti la partita, i 2 inning che ho visto sono scivolati via abbastanza velocemente, nonostante un cambio di lanciatore dopo aver tirato credo 15 bolle in 17 lanci. Hanno pensato bene che forse era il caso di... Colombo Dell. Ma cammina volutamente piano, secondo me. Apposta, sì. Tempi Ah no, è che di l'hanno operato, cos'è, 3 settimane fa, poverino. Ah, non lo sapevo. Mi pare sempre alla qualcosa. schiena, se non sbaglio. Con la pick numero 14 in New Orleans Saints, selezionano Talise Fuaga, offensive tackle da Oregon State. Ma mi hai detto un attaccante, Oleg? Sì, È strano. 14 su 14? Vabbè, allora, noi abbiamo Esatto. fino adesso abbiamo 13 schede delle prime 14 schede, delle prime 14 scelte. Questo Oleg, prendilo come complimento da parte mia a te e a tutti gli altri. Taliese Fuaga, 22 anni, tackle, Oregon State Junior, 1,98, 147 kg. E cosa scriviamo di lui? In una classe importante per gli offensive linemen, Taliese Fuaga è uno dei nomi che risalta di più e con ragione, ci scrive Guido. Quindi, Oleg, diciamo anche questo, un giocatore che può subito... vabbè, tu me l'hai già risposto, hai detto, ovvio, ho preso il primo giro, è ovvio che gioca. Vai, vai, continua, Oleg. Sì, diciamo, è una need dei Saints. Lui gioca sul lato destro, ha giocato ad Oregon State. Lui come tipo giocatore è un bullo, nel senso piace giocare fisico, a dominare fisicamente, controllare le corse forse come running blocker, proprio una bestia. Da questo punto di vista forse è il migliore della classe. Giocatore secco, con altri abbiamo parlato un po' più di finesse, lui invece classico, diciamo, vecchia scuola. Offensive tackle fisico, diciamo sì, ecco, lui right tackle fatto e finito, che giocherà subito dal primo giorno, scelta secondo me che ha senso. Lui era il mio preferito, È cioè forte, è forte. sapevo che non sarebbe mai arrivato alla 18, però iniziavo un pochino a sperarci e vabbè, ci sta. Di dov'è lui, scusate, di Oregon Oregon State. State. Oregon State che è l'università pubblica dell'Oregon, mentre l'Oregon è quella privata. Sì, adesso con il cambio della Pac-12, diciamo, è stato un po' smantellato Oregon State. Veniva da 2 anni bellissimi. I Beavers, purtroppo adesso, dopo che la Pac-12, diciamo, tutti sono scappati, sono rimasti da indipendenti, dunque, Erano diciamo, rimasti da tutto il soli e non era talento. bello, vero? Sì, loro e Washington State sono rimasti quelli fuori perché tutti si sono spostati o nella Big Ten o nella Big 12. E loro, diciamo, sono gli unici dove, diciamo, non hanno ricevuto chiamata, adesso giocheranno da indipendenti. Vediamo un po' come si muoveranno il prossimo anno, cioè l'anno dopo. Però sì, ecco, però cioè, i Beavers vengono da 2 anni veramente, veramente belli. E vabbè, cosa devi fare? Così funziona. Allora, sempre su X leggo che i Saints avevano bisogno di un tackle dopo l'infortunio di Ryan Ramczyk. E che dicono sia un brutto infortunio, no? E Dicono che infatti, sia, potrebbe essere fine carriera, una roba del genere. qua la chiamano injury situation, quindi insomma, anche qua ci sta come scelta, ecco, visto questo buco che si è aperto. Sarà il momento il cornerback, punto di domanda. Allora, Oleg, tra chi rimane, secondo te, in questo momento, chi è il miglior giocatore in valore assoluto? Un difensore. Vabbè, così lo capaccio anch'io, Oleg. boh, a me non so, direi uno tra
Dallas Turner, secondo me, e Quinion Mitchell, il cornerback, e l'altro è Edge Rusher. C'è anche Allora, l'hai attulato, ecco, loro qua sono stanno due giraffe. inquadrando Dallas Turner che si mangia le patatine. Beh, però adesso a parte io non conosco tutti i nomi, ma credo che statisticamente sia quasi impossibile andare oltre con gli attaccanti, intendo, eh. Cioè, ci sarà di sicuro uno o due difensori Mancano i che sono. kicker e basta. No, beh, c'è Più che altro di sicuro. perché i Colts l'offensive line ce l'hanno e i migliori rimasti in attacco sono dell'offensive line. Allora, siamo alla scelta numero 15 dei Colts. Picchisin. Siamo quasi a metà. La picchisin, per favore, grazie. E vediamo È un se. difensore. Eh? È un difensore. Dovrebbe essere un difensore. Eh beh, vedremo adesso quando sarà annunciata. Ma Anche se, ripeto, statisticamente. la Quindi legge dei grandi abbiamo numeri. anche Esatto, la scelta condizionale, allora. scelta condizionale. Che viene al secondo giro, eh. Vabbè, Cioè, buono. ti aggiungono un Mamma secondo mia, giro. sarebbe un Infatti, affarone. ESPN sta inquadrando in questo momento tutti i difensori presenti in presenza a Detroit. Li sta inquadrando tutti del tipo, vabbè, prima o poi qualcuno di voi verrà preso, cioè. Quasi matematica ci sei. Capito? Allora, vediamo se arriva il nostro neo-operato commissioner. Allora, da come sono vestite le persone, non sembra far tanto freddo a Detroit, eh? Quindi sembra abbastanza vivibile nonostante siano. Aspetta, Detroit è sul mio fuso, sì, sul mio fuso. 21,52, quindi insomma, dai, assolutamente E vivibile. un'ora te sei nella East Coast, no? Io sono a Newport, sì, esatto. Vabbè, Sì, Detroit loro è con Michigan, me, sì. esatto, sì. Ecco Sì, Michigan, sì. qua, ha appena fatto vedere un tizio nella war room dei Colts, senza calzini, Giorgio, ma giacca, cravatta e pantaloni, eh. Che ci vuoi fare? Sono americani, Selvaggi, Brunotto. sono selvaggi. Sono americani. Allora, vediamo un po', Goodell non si vede, secondo me sta camminando lentamente, visto quello che ha appena Per perdere saputo. tempo. Cioè, non si ferma l'America, ma si è fermato Goodell. Vediamo se arriva, anche perché poi più si va avanti col tempo, più queste pause sono difficili da gestire. Eccolo qua. Eccolo qua, vai Oleg. Con la pick numero 15, gli Indianapolis Colts selezionano Laiatu Latu e Rusher da UCLA. Finalmente arrivato alla quindicesima scelta un difensore, Laiatu Latu, edge defensive end di 23 anni da UCLA, senior 1,96, 115 kg e il buon Fabio scrive che è l'edge rusher più NFL ready della classe 2024, un prospetto che non faticherà a trovare chi lo voglia, essendo sostanzialmente adattabile a tutti i tipi di schema che dovrebbe uscire intorno alla metà del primo giro. Perfetto, eh? Bravo Fabio, metà del primo giro. Preciso. Abbiamo un L'aiato difensore. lato bellissimo. L'aiato Sì, non sai lato. dove si interrompe. Può essere l'aiatulato. L'aiato lato. Il Esatto, cognome lato. lo so, però sai, tu lo dici tutto assieme, non sai dove c'è la cosa. Adesso vediamo Ustica Sec. Potrebbe essere ovunque. No, beh, è un ragazzo interessante. Lui ha avuto qualche problema di infortunio all'inizio perché lui prima era a Washington, poi ha avuto un bruttissimo infortunio al collo che gli hanno detto che non può più giocare a football. Lui è stato Urca. fermo, poi si è, diciamo, fatto il transfer a UCLA e qua è esploso il tutto. Sì, come ha detto bene Fabio, diciamo, è l'edge rusher più pronto. Secondo me è già da subito un ragazzo da 10 sec.
diciamo pass rusher moves veramente, veramente sviluppate da questo punto di vista. Cioè io lo vedo un po' come, diciamo, sai, nelle arti marziali, lui sarebbe un black belt di edge rusher moves, sa farle proprio tutte, cioè un ragazzo veramente bravo da questo punto di vista. Upside non vedo tantissimo upside, ecco, come magari potrebbe essere dalla Starner, però è, ecco, un ragazzo che dal primo giorno, secondo me, è il tuo edge rusher titolare e metterà subito subito dei buoni numeri in NFL. Apro una parentesi, ho appena letto che l'agente di Kirk Cousins è incazzatissimo perché né lui né il suo assistito sono stati avvisati prima della scelta del quarterback al draft. C'è polemica. Vabbè, tanto così gliene frega solo Una prendere i soldi. franchigia ridicola che prende scelte ridicole. Vedi, ci pensa Alex a capire le cose. Alex, un dubbio che posso avere su questo giocatore non conoscendolo, quindi tu mi dai subito che non è fugato dalla tua conoscenza della persona, è fisicamente quando si trova davanti un offensive tackle NFL ce la può fare? Perché sai, basarsi solo sulla velocità non puoi, cioè la velocità non è tutto, hai capito? No, Serve beh, anche un ma po' di peso. sono tanti edge rusher, no, che escono di un solo. Se vi ricordate Vic Beasley, no, in uscita da Clemson, lui era proprio, cioè, la sua mossa era quella in, cioè, velocità, però magari al college queste cose qua puoi anche farle, però quando arrivi a giocartela contro offensive tackle a livello NFL non basta, non basta. Lui, diciamo, lato da questo punto di vista, diciamo, sa battere un offensive tackle in diversi modi. Secondo me non ha quella potenza, no, nel bull rush, cioè non l'ha fatta vedere, però come mosse da pass rusher è veramente, veramente avanzato. Il dubbio, ecco, il dubbio, come hai detto te, ecco, secondo me l'unico dubbio è dal punto di vista dell'infortunio, però secondo me se lo prendi alla 15, il tuo staff medico ti ha dato l'ok, altrimenti non me lo Beh, scrivi. credo che giocatori che hanno avuto una storia clinica siano stati ben ben analizzati dalle squadre NFL che a loro interessati. Cioè, altro che cartelle cliniche, hai capito? E qua stanno anche il numero dei capelli in testa. Cioè, non ti puoi permettere di rischiare qualcosa da questo punto di vista. Perfetto, anche Sioux ci sta mettendo tanto, eh. Il catenozzo? Catenozzo di classe, assolutamente, mamma mia. Che tamarrata. Sono E ragazzi, anche dai, quel. smettetela. No, vabbè. Poi colletta la coreana, vabbè, no comment, no comment. No, devo dire che non mi aspettavo questa pick perché pensavo andassero i cornerback, perché oggettivamente non era, secondo me, la need. Cioè, loro, secondo me, la DL ce l'hanno e ce l'hanno buone i Colts, quindi, per carità, sarei andato i cornerback. Però è vero che è forte. Vabbè, insomma, vediamo un po'. Ripeto Io la. Marshall come cornerback l'avrei preso, devo dire la verità. Però. La flag che ha messo giù Oleg non è da poco, ecco, voglio dire. Però ti ripeto, secondo me avranno tutta la situazione clinica, sì. Clinica sotto controllo, cioè, voglio dire. Quello sicuro, quello sicuro. No, no, non credo assolutamente altro, ecco. Comunque vedremo. Qui, allora, Oleg, c'è ancora un attaccante che gira, che potrebbe arrivare al primo giro? Credi che sono finiti così in alto, cioè in No, queste ce ne posizioni? sono tanti. Sì, ce ne sono ancora. C'è qualche wide receiver, vedremo il primo giro. Io gli uomini di linea, perché i QB li abbiamo finiti dal primo giro. Cioè, Finiti tutti. i QB non ne abbiamo più. Però Ma qualche magari uomo. ne prendete voi un altro al secondo Ma sì, giro, ma dai. Però sì. Tanto per il training camp, no? avvisando prima Cousins, così lui è contento. Mamma mia, che disastro. Sai, anche la gestione generale,
hai capito? Non soltanto il fatto che lui non lo sapesse, uno può dire non sono fatti suoi, ma sappiamo come funzionano. Gira il video con Arthur Blank con le mani in tasca e c'è il GM che gli spiega la scelta. Una roba ridicola. No, beh, ci sta che l'Uner non metta il becco su queste cose, però Oleg, cioè alla fine non sei Jerry Jones, lascia lavorare chi deve lavorare, anche perché non è che Jerry Jones abbia fatto chissà che colpi clamorosi, ecco. Beh, anche Phoenix ha detto che lui non aveva idea che i Falcons l'avrebbero scelto là. Vabbè, ci sta anche quello. Beh, non so neanche lui quanto sia contento, nel senso è, per lui conveniva andare tipo a Denver o a Las Vegas. Vabbè, per il contratto lì va bene. Comunque, esatto, è vero, vero. Primo con la numero 8. Quelli sono soldoni, è vero, ballano milioni, effettivamente. Certo. Almeno sai che per quattro anni c'hai un bel contrattino, anche se non giochi due anni. Sì, e ha meno pressione, effettivamente il vantaggio grosso è quello. Però immagino che quando arrivi lì ti verrebbe voglia di giocare subito. Poi non è detto che sia la scelta migliore, però. Picchidin, che ruolo prenderanno, Oleg, secondo te? Ma è un altro di difensore. Dovrebbe essere un altro difensore, secondo me. Sì, ora secondo me vanno tre difensori. Di linea, secondo me qualcosa dovrebbe essere. Potrebbe essere. Edge o di defensive line, che ce ne sono due di tackle interessanti. Secondo te non rischiano Mims? Difensore poi. Ma vediamo. Noi siamo dopo i Jaguars alla 18, quindi dopo i Jaguars noi prenderemo o Murphy o secondo me uno dei due cornerback. A naso, poi spero non Mims, che a me non piace. Perché non sia forte, ma perché non sappiamo svilupparli, quindi da noi sarebbe una scelta sprecata, perché lui ha bisogno di un allenatore forte. I picchini, vediamo chi. Sì, mi aspettavo più tradio quest'anno, invece. Ha preso uno soltanto, esatto. Quella che poi era una mezza trade, diciamo, in modo dalla 11 alla 10. Sì, uno scambio, diciamo. Sì. La vera allora, questa scelta, aspettate. Allora, arrivo, State buoni, lo trovo. Allora, la 16 dei Sioux sarà annunciata dai militari di stanza presso la base aerea di Osan in Corea del Sud. Che in Corea del Sud sono le 6-8 ore avanti. Vabbè, ma sono alzati. Sì. Meglio loro di noi. Ma sicuro, anzi, sto quasi per crollare. Avvisaci. No, è il momento migliore adesso. Quando senti il russare, toglimi. Ok. Eccolo, è arrivato. Il Django con la pick numero 16, i Seattle Seahawks selezionano Byron Murphy the second defensive tackle dalla Texas. Allora, peccato. Byron Murphy, 21 anni, defensive tackle Texas junior, 1,83, 134 kg, è un tackle super esplosivo che ha potenzialità di diventare un difensore 3 down se messo nel giusto sistema, scrive Fabio. È un giocatore con grandi istinti difensivi che unisce tecnica e atletismo, riuscendo ad essere efficace sia in pass rush che in run defense. 3,5 stelle mi è andato. Come tipo di giocatore è una specie di Grady Jarrett o un mini Aaron Donald. È tipo quel
Defensive tackle undersized, ma come pass rusher interno veramente, veramente importante. E se la cava anche molto bene, nel senso in lettura molto atletico, anche contro le forze sa leggere molto bene. Per me è un three down defensive tackle assolutamente. E quindi Ragazzo forte. dopo l'esplosione di giocatori d'attacco siamo tornati, adesso abbiamo il meglio della difesa. Ma cosa c'è al collo? Cosa c'è al collo? Lui non ha capito. No. A me fa ridere le pezze che ha sotto le Ma quello è. ascelle. Cambiati la camicia. No, è tutto Gucci, no? Mi Scherzo. sa. Esatto, con tutto quello che l'ha pagata, figurati. Ah, non si cambia, ok. Tra l'altro, tutta la famiglia molto sobria, eh. Esatto. Beh, da qualcuno l'aver preso, Giorgio, anche te, La voglio signora dire. in rosa, ragazzi, è veramente una roba, un mascherone. Trade, abbiamo una trade. I Jaguars tradano con i Vikings. Vai, Alex, questo c'è un'altra cosa, annuncia la trade, in cosa consiste? Sì. Intanto finisco un 17 lavoro. per la 23, il quinto round di quest'anno, poi danno un terzo e un quarto round del prossimo anno. Quinto, terzo e quarto, più diciamo il scambio di quest'anno. Secondo me vanno di cornerback. Che paura avevano per salire così tanto? Secondo me invece vanno di, non so, un edge rusher, secondo Però a noi me. non Perché? serviva. Però sì, è vero che noi non facciamo trade down, quindi dobbiamo salire per. Sì, o cornerback o edge rusher, secondo me. Vabbè, la seconda trade di giornata. Eccolo i Vikings. Vai Alex, Alex sì. Vai Oleg. Alex, mi Con la chiede pick chi numero era sto Alex. 17, i Minnesota Vikings selezionano Dallas Turner e Edge Rusher da Alabama. E quindi abbiamo un altro difensore che uno tra quelli presenti, che lascia il suo divanetto per andare sul palco. Dallas Turner, poi vi Basta lascio, difensore. l'ha presentato Ole, qui ti lascio la parola, 21 anni, edge rusher, Alabama Junior, 1,90 per 112, Ole scrive, poi ti lascio la parola, è un giocatore con un'impressionante combinazione di dimensioni e atletismo d'elite, urca, vai Oleg, quante stelle gli hai dato? Vediamo un po', usti, 4 stelle e mezzo, bella lì, vai. Sì. Ecco, dai occhiali, poi dopo lasciamo parlare dell'outfit all'esperto. Però, ragazzo, un edge rusher, secondo me, da 3-4, nel senso più bravo a giocare a 2 punti, estensa a 2 punti. Ha giocato anche a 3 punti, però secondo me se la cava più bene a 2 punti. Lui ha le braccia veramente lunghe, però un edge rusher secondo me comunque è importante. Per il suo fisico ha giocato tanto come, cioè, nel senso, è fisicato, è veramente atletico perché ha la combine, ha dominato, però con la lunghezza delle mani nel senso, se l'ha cavata molto bene anche fisicamente nella bull rush. Secondo me parte, secondo me non è così pronto come Latu, però come potenziale, come upside è più alto di Latu. Atleta pazzesco, uscito dall'Alabama l'anno scorso, c'è una coppia pazzesca, no? Lui e il ragazzo che è stato scelto da Will Anderson, ragazzo simile a Will Anderson, ragazzo dalle braccia lunghe, ancora ecco, secondo me deve essere un po' sviluppato nel pass rusher moves, però siccome grandi value pick, cioè i Vikings escono con due ragazzi veramente, cioè, senso, il QB, hanno preso il QB, poi dalla standard, un ragazzo veramente interessante. Giorgio, tocca a voi, e quindi adesso che succede? Penso cornerback, mi stupirei se andassimo con qualcosa di diverso, e penso Mitchell. Cioè, penso, spero Mitchell, che a me piace più di Arnold. Però, insomma, comunque è un bell'andare in ogni caso. Però cornerback non era la nostra prima need, ma era una need. Perché a oggi abbiamo dei corner molto giovani e
e poi ce ne manca fisicamente uno proprio, quindi andare visto cosa sta andando benissimo quello. Paradossalmente rischia seriamente se prendiamo un corner di giocare da day one, mentre invece gli altri ruoli, nessun altro ruolo in giro avrebbe giocato dalla prima domenica, quindi insomma, bene così. Ora vediamo Che poi adesso mi perché farci piace conti capire perché senza qui ci state l'oro. mettendo tanto, capire perché ci state mettendo tanto, no? Sai come Ecco, si non mi dice? far venire. No, pubblicità per questo, non c'è più il conto perché qua va la pubblicità su ESPN. Picchisini. Allora, Giorgio dice un difensore. Il discorso. Spero un cornerback, sì. Ecco, il discorso del cornerback dell'NFL, Oleg, è molto complicato secondo me, perché paradossalmente è uno dei ruoli in cui è più difficile adattarsi, perché cambia veramente tutto, velocità dei giocatori, profondità del braccio del quarterback, secondo me passa sotto traccia, ma è qualcosa di difficilmente adattato, cioè dove l'adattamento, permettimi, è più lento rispetto ad altri ruoli. Scusa il gioco di parole, ma comincio a essere stanco anch'io, Sì, anche se l'ora è a mio favore. beh, questo è vero, specialmente la fisicità è diversa. Ecco, un wide receiver NFL con un wide receiver al college, nel senso, se te dominavi fisicamente al college, qua a livello superiore, secondo me è molto più difficile questo punto di vista. Poi, ovviamente, anche il tipo di, cioè, nel senso, qua ti trovi la creme della creme, no? Di wide receiver. Ed è difficile, diciamo, come, nel senso, ma magari lì al college blocchi, nel senso, non concedi nulla, qua qualcosina devi concedere comunque. Aspetta che mutiamo il Santini, tanto poi lui se ne accorgerà quando. Dov'è? Disattivato l'audio. E adesso lui si sveglierà, non parlerà e chiederà: ma nessuno mi sente. Ok, allora siamo arrivati a, scusate, riprendo il filo, tolgo questo. Siamo arrivati alla scelta numero 18, quindi abbiamo passato la Abbiamo metà. pronosticato le 4 e un quarto e siamo in linea. Sì. Beh, vuol dire che sta andando bene, Giorgio. Sì, era. Diciamo siamo in linea. Siamo in linea per finire entro le 6. Dici? No, Sì. dai. Allora. Vedendo gli anni passati, sì, l'esperienza, sì. No, perché ho pensato, mancano ancora 14 scelte. Fa 140, fa 70, la metà. 70, 1 ora e 10 e vengono le 5. Sì, 5 e mezza, dai. Potrei pensare un 5 e mezza. È che adesso ci sta mettendo veramente tanto a. Beh, poi. Vorrei far notare che No, ogni beh. volta che c'è la pick dei Bengals c'è la pubblicità, ma vabbè, no comment, da Questo anni, ogni anno, cioè, come questo ogni dice anno, tutto su di ogni anno. voi. Vediamo intanto. Poi quando torniamo dalla pubblicità, magari ci dicono solo la scelta e basta, senza farla vedere, un po' come fanno il sesto, settimo, ultimo giro. Esatto, come esatto, No, no, no. esattamente, più o meno va Sesto, così. settimo giro neanche l'annunciano e passa la scritta sotto. Ecco, Il sarà sabato, quello è il sabato, quello che da voi inizia alle 6, sì. Mi passano sotto e ogni tanto annunciano qualcuno. fanno vedere qualche highlight di qualche giocatore che ha, cioè, nel senso, se hanno l'highlight lo fanno vedere, se no dicono hanno scelto questo. Sì, passano, parlano dei fatti loro tranquillamente. Vero. Senza problemi, cioè proprio. Ok, allora. Vediamo quando arriva, perché c'è la picche lì che scalpita. Il cornerback per Giorgio. È lì scalpitante. Ok, vediamo.
Vediamo. Scusate, ho incontrato delle cose. Arrivo subito. Sì, siamo ancora al vivo, sì, siamo ancora live, okay, abbiamo ancora 30 minuti. Allora, facciamo così, Giorgio. Dopo, ragazzi, ascoltate chi ci ascolta in diretta. Rimanete su questa pagina, sulla pagina di Podcast Verso il Draft. Dopo l'annuncio della scelta dei Bengals, interrompiamo questa diretta e ne facciamo partire una nuova. Tanto vi basta fare il reload e la trovate, perché stanno finendo le 3 ore, è meglio farlo adesso con calma, che tanto 3 ore bastano. No, anche perché almeno interrompendo copriamo le mie bestemmie, ma questo è un altro discorso. Eccola lì. Mamma mia. Con la pick numero 18, i Cincinnati Bengals selezionano Amarius Mims, offensive tackle da Georgia. Giorgio, vedi? Ha detto, ah, io voglio Mims, voglio solo Mims. Cos'è Guarda. Mims? Allora, Amarius Mims. Ora Oleg, che lo conosce a memoria, lo spiega bene. L'unico difetto vero del giocatore è che noi non siamo in grado di svilupparlo e Offensive quindi tackle da rischiamo di Georgia, bruciarlo. Junior, 2 metri, 154 kg. Allora, facciamo così, Oleg, chiudi tu su Mims. Quando finisci su Mims, chiudiamo la diretta e la riapriamo. Dai, vai così, chiudiamo, diamo un senso compiuto. Sì, ragazzo pazzesco, fisico pazzesco, cioè fatto in laboratorio, secondo me. Ha delle braccia al 99% lunghezza delle braccia, cioè anche tutte le cose che ha fatto, no? Le 40 yard, tutti i drill, no? Alla combine erano sopra il 90%. Per fisico pazzesco, l'unica cosa, ancora molto giovane, ha giocato molto poco a Georgia, 2 anni. Totale da titolare 12 partite, però quello che ha fatto intravedere, diciamo, ecco, come upside potrebbe essere il migliore di questa classe. Fisico pazzesco, ecco, nelle partite importanti, se volete vedere la sua miglior partita è quella contro Ohio State nella semifinale di 2 anni fa, dove, diciamo, non ha concesso nulla. Contro le corse è una bestia, ovviamente, guardando al suo fisico, cioè, fa paura, ha corso un 5.05, 5.06 le 40 yard, cioè 150 kg. In pass protection ancora, diciamo, forte, lì ancora, secondo me, c'è ancora un margine di miglioramento, secondo me, ecco, il gioco un po' sulle gambe, ancora da quel punto di vista, un po' da sviluppare, però per questo ragazzo, secondo me, sky is the limit. Ok, allora, fermi lì tutti. Interrompo questa diretta. Datemi il tempo di farla ripartire, fate il reload e ci ritrovate, ok? Ha davvero 30 secondi.